Bentrovati ad uno dei consueti spazi di informazione e di approfondimento di In Sicilia TV, sotto il format di Fatti e Opinioni, che però questa volta eccezionalmente dedichiamo piuttosto che al confronto delle opinioni ad una ricostruzione storica, anche sull'attualità più calda dei nostri giorni, di un tema che è molto sentito, molto avvertito e che spesso incrocia tante vicende di cronaca. Parliamo della libertà di stampa, che spesso è sotto aggressione e per via di un abuso di querele, che ovviamente sul piano formale è certamente l'esercizio di uno strumento legittimo, ma che poi nei fatti spesso si rivela come una insofferenza, intolleranza verso l'informazione che si ha quando si raccontano fatti veri di pubblico interesse e rispetto ai quali quindi non ci può essere doglianza da parte di nessuno, tanto più se personaggio pubblico, qualora si ritenga in qualche modo infastidito o danneggiato dal fatto che di una certa vicenda di interesse pubblico si parli. E il tema di cui vogliamo parlare in questo caso, che può ovviamente essere valido e applicabile a tante vicende di cronaca anche di vostra conoscenza, riguarda un caso giudiziario che peraltro ci riguarda e mi riguarda personalmente e che voglio personalmente raccontare dopo uno snodo importante che è stata la sentenza del Tribunale di Ragusa, più che altro sulla spinta di sollecitazioni che a centinaia ci sono giunte da parte di chi ci segue, sia nella versione testuale della nostra testata In Sicilia Report, dove tanti articoli hanno raccontato questa vicenda, sia ovviamente rispetto ai contenuti audiovisivi propri di In Sicilia TV, ed è proprio attraverso questo mezzo che oggi vogliamo anche sensibilizzare i lettori che hanno proprio reclamato questo tipo di informazione sui tanti aspetti che hanno fatto discutere. Il fatto di cronaca del quale parliamo è una vicenda giudiziaria, un processo per diffamazione a mezzo stampa intentato da Libera, la importante associazione antimafia che da 28 anni è presente da protagonista nel nostro paese e che ha un grande merito sociale, nei confronti in questo caso di una testata giornalistica da me diretta, che quindi mi riguarda come direttore responsabile, la Prima TV. I fatti sono del 2018 e una personalità intervistata nell'ambito di uno spazio d'approfondimento che è Vincenzo Guidotto. Limpidissima figura di coscienza e di impegno antimafia e di educazione alla legalità, peraltro tra i fondatori di Libera, perché in una intervista rilasciata a noi, in uno spazio d'approfondimento, si permise di fare delle considerazioni critiche che noi abbiamo sempre detto essere correttissime, più che legittime, anzi doverose, e che però incredibilmente, nonostante l'importante pedigrì, no, di grande reputazione sociale di Libera, portò alla querela da parte di Libera. Abbiamo sempre sostenuto l'assoluta legittimità del diritto di cronaca e di critica che erano connaturali a quei servizi giornalistici, sia nel telegiornale che nello spazio d'approfondimento consistente in questa intervista rilasciata da Vincenzo Guidotto alla Prima TV, anche con le mie considerazioni di commento introduttive e finali, e però abbiamo dovuto sostenere un processo, peraltro non è detto che sia finito perché lo snodo al quale facevo riferimento è la sentenza del Tribunale di Ragusa che il 15 maggio scorso ha assolto il sottoscritto, direttore responsabile e autore imputato in quel processo perché era stato esercitato correttamente il diritto di cronaca e di critica. Ovviamente, dopo il deposito della sentenza, la procura che invece aveva chiesto la condanna potrebbe tranquillamente proporre impugnazione e in questo caso quindi ci sarà un processo di secondo grado, così come la stessa cosa, sia pure ai soli effetti civili, potrebbe fare proprio l'associazione Libera, che è stata non solo il soggetto querelante che quindi ha determinato il procedimento, ma anche la parte civile, cioè la parte che si riteneva danneggiata dalla commissione di questo eventuale reato, che comunque sappiamo non esserci stato, proprio per la sentenza di cui vi dicevo. Per completezza e dovere di cronaca va detto che la sentenza ha riguardato solo me e non anche Guidotto, perché nei confronti di Guidotto è stata rimessa la querela e quindi il procedimento si è estinto sulla base di un chiarimento che è intervenuto tra le parti. Chiarimento al quale io non sono stato disposto perché sostanzialmente Libera, sbagliando totalmente, come peraltro la sentenza conferma, riteneva che si dovessero delle scuse a Libera
scusa che io mai e poi mai avrei potuto fare, in quanto avrei mortificato proprio la grande valenza civile e sociale della libertà di stampa, in quanto quella era più che limpida libertà di stampa ed esercizio del diritto di cronaca e di critica, e quindi non c'era nessuna scusa da dare a nessuno, semmai è il contrario, perché io rimango ancora oggi sorpreso e basito dal fatto che un'associazione come Libera, che nel suo DNA ha la verità pubblica, l'informazione e il confronto delle idee, abbia pensato di proporre una querela. Difatti è proprio questo l'incipit dal quale vogliamo partire, proprio non per esprimere doglianze o contestazioni nei confronti di nessuno. Ciascuno è libero di fare quello che vuole, Libera ha fatto questa scelta, io da giornalista nel mio piccolo ne ho fatto un'altra, mi batto per questa come l'ho fatto in tante altre vicende e lo farò sempre, chiunque sia un eventuale è querelante che voglia solo limitare la libertà di stampa e che non abbia nulla invece da obiettare rispetto al corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, e quindi in questi termini vogliamo offrire alla condivisione pubblica, soprattutto ai tanti che ci seguono, che proprio perché ci seguono sono sensibili a questo tema, a cui noi teniamo molto, la possibilità di poi farsi un'opinione e valutare, perché il problema non è che una certa vicenda possa riguardare un giornale, un giornalista, una testata oppure le varie parti e si risolve lì, no? Il problema invece è proprio la grande importanza per tutti, in tutti i momenti, in tutta la società, come fondamento della democrazia, della libertà di stampa, che deve essere un valore pieno, effettivo, assoluto, mai soggetto a limitazioni, e vanno puniti gli eccessi quando ci sono, ma questo non è un eccesso, perché se c'è un fatto di pubblico interesse, c'è la verità nel senso anche giurisprudenziale del termine, c'è la correttezza della forma, è chiaro che bisogna consentire che tutte le informazioni possano circolare e anche le opinioni critiche possano essere espresse, e chi si lamenta è dalla parte sbagliata, cioè è dalla parte contraria alla Costituzione, che ha voluto non a caso non solo codificare la libertà di stampa come una grande libertà, ma proprio sceglierla come fondamento della stessa democrazia, perché una democrazia non è mai tale, anche se si vota e ci sono altre ritualità, se non c'è liberissima circolazione delle notizie e delle idee. Questo è molto importante, è per questo principio che ci battiamo, al di là della difesa legale che di volta in volta possiamo essere chiamati a sostenere, è per questo che io personalmente mi sono battuto, come lo faccio anche in tante altre vicende simili, ma oggi parliamo di questa ed è quindi a questa che vogliamo tornare. Allora, riepiloghiamo brevemente i fatti. A novembre del 2018 la trasmissione di Rai 3 Report, che è un grande esempio di giornalismo d'inchiesta, trasmette una puntata intitolata L'Apostolo dell'Antimafia, dedicata ad Antonio Calogero Montante. È una puntata di 50 minuti, fatta molto bene, come nello stile di questo giornalismo investigativo da parte di Report, condotta da Sigifrido Ranucci e con, in questo caso, autore del servizio Paolo Mondani, e ovviamente rivela tutto quello che nei mesi precedenti si era saputo in maniera netta, ma gradualmente anche da più tempo prima, su quella grande impostura, su quella colossale mistificazione che si collega a questo personaggio. Chi è Antonio Calogero Montante? È un imprenditore siciliano di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, il quale ad un certo punto, magari a Caltanissetta lo conoscevano già da molto prima per quello che faceva nella realtà locale, poi ci torneremo, ma un po' tutti fuori dalla provincia di Caltanissetta in Sicilia e poi in tutta Italia e anche oltre, cominciamo a conoscere dal 2007. Perché nel 2007? Perché in quell'anno egli è vicepresidente di Confindustria Sicilia, presidente è Ivanoe Lobello, sono stati eletti entrambi l'anno prima, nel 2006, e poco dopo la loro elezione, quindi appunto nel 2007, un anno dopo, lanciano quella che poi dopo avremmo scoperto essere una grande impostura, ma che fu presa da tutti sul serio. Una grande svolta antimafia e di legalità, in quanto Confindustria Sicilia non dava tregua a coloro che pagavano il pizzo, avrebbe espulso i propri associati perché avrebbe fatto della lotta alla mafia la propria bandiera. Cosa ci poteva essere di più bello, di condivisibile, di socialmente apprezzabile e rilevante? Se fosse stato vero sarebbe stata una cosa bellissima, e purtroppo scopriremo dopo che non era affatto vero, e però grazie a questo
Ovviamente tralasciamo lo bello perché poi non è coinvolto nelle stesse vicende criminali di Montante, anche se insieme comunque danno vita a questa grande impostura. Quindi occupiamoci solo di Montante. Egli nel 2007, quindi con lo bello, lanciano questa grande impostura e ovviamente crescono di potere, intanto in Confindustria, ma poi anche in tutte le istituzioni italiane, tant'è che poi alla fine Montante potrà disporre di ministri a suo piacimento, di poteri economici, finanziari, istituzionali, di pezzi dello Stato in forma sia dei vertici di tutte le forze dell'ordine che dei servizi segreti, soprattutto quelli deviati, cosiddetti dell'economia, della finanza, dicevamo, e grazie a questo purtroppo poi commetterà una serie di reati gravissimi che non solo inquineranno la vita civile, sociale e politica complessiva, ma daranno un colpo durissimo a tutto quel movimento sociale che era già cominciato da molto prima e che appunto si prefiggeva alla lotta alla mafia. E tra le tante associazioni, tra i tanti movimenti impegnati in questo versante, la più importante, la più nota è sicuramente Libera. Quindi parleremo poi ovviamente di Libera per arrivare alla querela di cui accennavamo, ma soprattutto continuiamo brevemente nello spiegare esattamente quali sono stati i vari passi di Antonio Calogero o Montante. In questo caso faccio un passo indietro e svelo anche ciò che viene prima del 2006. Antonio Calogero Montante lo sapremo molto dopo, grazie anche quando ci fu il suo arresto, alla scoperta dei suoi diari segreti, perché lui annotava tutto quello che faceva, perfino le sue origini, partendo anche dalle generazioni precedenti. Così, per esempio, una curiosità, anche se non ha alcun rilievo, scopriamo che lui già a 12 anni si iscrisse al Movimento Sociale Italiano. Lui nasce nel 63, già nel 75 e per 9 anni fino all'84 fa questa scelta politica, certo in età assolutamente prematura, però la fa, di avere una tessera di cui si vanta, firmata da Giorgio Almirante del Movimento Sociale Italiano. Ma questo comunque l'ho detto solo per curiosità, poi non verrà più in rilievo nell'ambito della storia. Egli poi fonda un'impresa a Serra di Falco, poi si espande, l'attività di maggiore business per lui sarà quella di produzione di ammortizzatori per treni, che baserà sia in Sicilia ma anche in Piemonte, nell'Astigiano e in altre località. Ed egli, sulla base di questa attività imprenditoriale, partecipa alla vita pubblica, per esempio nei primi anni 90 è componente del direttivo del Consorzio per le aree di sviluppo industriale di Caltanissetta, ne diventa anche vicepresidente e poi nei primi anni 2000 diventa anche componente del direttivo di Confindustria Caltanissetta e nel 2005 anche presidente di Confindustria a Caltanissetta. E il 2005 è proprio l'anno che precede il suo grande salto di qualità, che è l'ascesa nel board di Confindustria Sicilia, come dicevamo, nel 2006, come numero due alle spalle di Ivano e Lobello, il suo gemello diverso, potremmo chiamarlo, con cui inventa questa svolta che sarà una grande impostura e su cui costruirà una carriera di business, di traffici economici, di guadagni anche illeciti e soprattutto di grandi crimini. Quindi il 2006, dicevamo, l'anno della svolta, nel 2007 c'è l'annuncio di questa che poi sarà una grande impostura e però gli consentirà un grande potere perché bisogna rilevare che Montante, da vicepresidente di Confindustria Sicilia, diventerà presidente, cioè numero uno, soltanto nel 2012, no? Quindi dopo i due mandati, ognuno triennale, che svolge come vice di Ivano e Lobello. Ma già nel 2008, quindi quando è semplice vicepresidente di Confindustria Sicilia, riceve dal presidente nazionale di Confindustria, Emma Marcegaglia, la delega proprio per conto di Confindustria Nazionale ai rapporti con le istituzioni preposte al territorio, cioè con i vertici di tutte le forze di polizia e dell'ordine, che poi vedremo sarà proprio il suo core business, cioè il settore nel quale, anche in maniera criminosa e sistematicamente criminosa, cercherà di rendere smisurato e incontrastabile il suo potere.
Nel 2012 finisce quindi il quadriennio di Marcegaglia alla guida di Confindustria Nazionale, finisce anche il suo da vice perché nel 2012 Montante viene eletto presidente, quindi numero uno di Confindustria Sicilia. A livello nazionale ad Emma Marcegaglia subentra Giorgio Squinzi ed egli addirittura gli dà la delega alla legalità. Quindi Antonio Calogero Montante dal 2012 al 2016, oltre ad essere il numero uno per Confindustria in Sicilia, è anche il delegato nazionale di Confindustria alla legalità e quindi lì ovviamente può svolgere professione di battaglia antimafia, che è una finta battaglia antimafia di legalità, di ottima reputazione che gli consente di poter dialogare alla pari con le più alte istituzioni del paese e di trafficare con coloro che lo conoscevano, certo non in buona fede, e con coloro che invece non lo conoscevano sicuramente in buona fede, e comunque questo gli ha dato un potere enorme. Addirittura nel 2016, al vertice di Confindustria Nazionale, a Giorgio Squinzi succede Vincenzo Boccia ed egli lo nomina vicepresidente, quindi diventa non solo più semplice delegato, ma proprio vicepresidente. Entra nel board di Confindustria e, oltre che essere vicepresidente di Confindustria Nazionale dal 2016, sarà anche presidente di Reti Imprese, che è una grande organizzazione di imprese, molto più operativa rispetto ovviamente all'articolazione politica di Confindustria, il che gli consente di sviluppare molti più affari di quello che già potesse far prima. Ovviamente, parallelamente a questa carriera, bisogna brevemente citare anche un'altra, quella un po' più territoriale in Sicilia, che per lui comunque è molto importante, perché egli già dal 2010 diventa presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta. Poi, confermato successivamente, non si separerà mai da questa carica fino a quando in carcere da 15 giorni nel 2018 non si è ancora dimesso e decade solo perché la maggioranza dei consiglieri si dimettono e quindi comunque determinano l'azzeramento delle cariche ed egli quindi deve separarsi da questa carica. Carica che negli anni, fin dal 2013, gli ha consentito di essere anche presidente di Union Camere Sicilia, cioè l'organizzazione che raduna tutte le camere di commercio siciliane, che ha grandi poteri anche per incanalare risorse, spese pubbliche, tant'è che è in questa qualità che egli in occasione di Expo 2015 a Milano riesce a dirottare milioni di finanziamenti alle imprese amiche in violazione dei criteri oggettivi invece a cui sarebbe stato necessario attenersi proprio per la erogazione della spesa pubblica. Quindi Union Camera è importante, così come durante questa fase, che poi è quella nella quale dispone quasi totalmente anche dell'intero potere politico del governo della regione, perché il presidente Crocetta sostanzialmente è una invenzione in laboratorio sua e del suo partner Beppe Lumia, allora senatore del Partito Democratico, i quali quando Montante perde i collegamenti con i precedenti governi amici, che erano quelli di Cuffaro e Lombardo, Cuffaro perché ovviamente è decaduto, come sappiamo, nel 2008 in quanto condannato per un reato commesso con l'aggravante mafiosa, e Lombardo, rinviato a giudizio, si dimette in anticipo nel 2012. Questi erano i riferimenti del sistema Montante. Venuti meno questi riferimenti, Montante, col suo grande mentore e ispiratore Beppe Lumia, senatore del Partito Democratico fin dal 94, e ininterrottamente in Parlamento fino al 2018, concepiscono la via più breve, più sicura, ma sono bravissimi perché ci riescono nell'inventare un candidato che si è fatto notare anche lì per una sorta di bandiera antimafia, anch'essa molto finta e molto poco vera. E però, in nome del cambiamento, Crocetta, comunista e omosessuale, interpreta il cambiamento, si candida, viene candidato anche dal Partito Democratico, anche se il primo partito che lo sceglie è l'UDC, cioè lo stesso partito di Cuffaro e comunque alleato di Lombardo e comunque di quel centrodestra stesso, ma riesce questa grande operazione a Montante e Lumia, per cui
Nel 2012 Crocetta diventa presidente della regione e nel quinquennio di giunta regionale Crocetta, cioè da novembre 2012 alle elezioni successive del novembre 2017, quando invece sarà eletto Musumeci, di questo governo, certamente dell'intero Dipartimento delle Attività Produttive, dell'assessorato alle attività produttive di quelli collegati, ma anche di molto altro, dispone totalmente montante perfino al di sopra di Crocetta e può decidere ogni cosa, nominare e revocare gli assessori, fare il casting ai burocrati, nel senso che prima che venissero loro conferiti degli incarichi dovevano sottoporsi ai test suoi perché gli diceva quello che avrebbero dovuto fare e solo se lui fosse stato soddisfatto quegli incarichi avrebbero potuto essere conferiti e parliamo di dirigenti anche generali della regione siciliana, per cui c'era un governo parallelo che era nelle mani di Montante. E Lumia aveva una stanza accanto a quella di Crocetta, perché era anche il vero potere esterno, etero diretto insieme a Montante, rispetto appunto allo stesso Crocetta che era un mero esecutore. Quella è una fase storico-politica nella quale appunto questo governo parallelo riesce a realizzare un'operazione che ancora oggi è incredibile a credersi, ma è nei fatti ed è storicamente ricostruita. Quindi questa piccola digressione sul governo Crocetta proprio per capire come egli, da presidente della Camera di Commercio dal 2010, quindi presidente di Unioncamere, ha un potere enorme e in Sicilia in pratica può fare quello che vuole. Per esempio, tutti i commissariamenti delle Camere di Commercio in Sicilia avevano questa logica, cioè consentire a Montante, senza perdere troppo tempo, no? Per dover contrattare con tutti e chiamare i vari vertici in ogni provincia delle Camere di Commercio, di poter realizzare i suoi affari in modo molto più semplice. E quindi avere rapporti con un commissario da lui fatto nominare era ovviamente un gioco da ragazzi. Questo succede con le Camere di Commercio in quasi tutta la Sicilia, in molte province, Ragusa compresa. Questo succede con i consorci per l'area di sviluppo industriale, che erano tante realtà, ben 11 in Sicilia, frutto di democrazia del territorio, perché gli organismi direttivi erano espressione attraverso libere votazioni di tutti i rappresentanti delle istituzioni, ma anche delle organizzazioni, dei sindacati, delle realtà sociali e territoriali, e invece per semplificare lui riesce a far fare una riforma che sostanzialmente crea quello che poi sarà l'IRSAP, no? L'Istituto per le Attività Produttive, che ingloba tutte quelle 11 realtà che erano i consorci per l'area di sviluppo industriale. Allora, dentro questo contesto abbiamo fatto questa piccola progressione storica per capire quindi quello che accade. Abbiamo visto la sua crescita, il potere enorme di cui dispone, per esempio il ministro dell'Interno Alfano, che è uno dei ministri più longevi della nostra Repubblica, fu molti anni all'interno, ma poi fu anche ministro degli esteri e prima lo era stato della giustizia, ma proprio quando è ministro dell'Interno, cioè lo è stato esattamente nella legislatura 2013-2018, ma lo è stato fin dall'inizio con il primo governo che è il governo Letta e poi fino al governo Renzi, mentre poi con Gentiloni va al Ministero degli Esteri. Quindi dal 2013 a dicembre 2016 questo ministro dell'Interno diventa un caposaldo del sistema di Montante. Lo scrive una sentenza di un tribunale della Repubblica, quello di Caltanissetta, quello che condanna in primo grado Montante allora a 14 anni di reclusione. Perché dice che il ministro dell'Interno, con tutto ciò che poteva, no, sulla nomina e sulle carriere di prefetti, poliziotti, vertici ovviamente delle forze dell'ordine, servizi segreti e quant'altro, era un ministro istituzionalmente genuflesso a Montante e che mai a Montante avrebbe potuto dire di no. Allora, in questo contesto storico cosa accade? Che mentre la carriera di Montante cresce, mentre egli è potentissimo, qui sarebbe troppo lungo anche fare dei riferimenti alle tante vicende, comunque tutte bene o male note, anche se poi è difficile richiamarle tutte insieme alla memoria, che ci danno l'idea di questo potere smisurato in nome di questa grande impostura, succede un fatto che sostanzialmente cambia il corso delle cose, anche se all'inizio non produce effetti, però diventa lo spartiacque. Perché?
Nel 2014 Montante viene iscritto nel registro degli indagati per concorso in associazione mafiosa sulla base del racconto di cinque collaboratori di giustizia, i quali di questo personaggio noto come icona antimafia e potentissimo dicono: ma quali cose? Questi è un mafioso, già nel 1990 concorreva a Cosa Nostra, era la persona più vicina e più fidata in rapporti con Vincenzo Arnone, che era il boss mafioso per Cosa Nostra di Serra di Falco, il suo paesino. Peraltro Vincenzo Arnone era a sua volta il guardaspalle di Madonia, che è uno dei maggiori esponenti dello stragismo mafioso, difatti condannato con diversi ergastoli anche per le stragi di mafia. Questa notizia certo sembra incredibile, viene tenuta in qualche modo segreta, difatti l'indagine viene condotta con molta riservatezza, e però alcuni mesi dopo si sa qualcosa, perché a gennaio 2015 il settimanale siciliano 109 pubblica già qualcosa, seppure in modo così molto molto striminzito, ma solo per dire che mentre Montante è stato nominato nell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati alla Mafia, cosa che era avvenuta appunto in quel periodo, effettivamente c'è un passato di possibile collusione mafiosa da esplorare, perché c'è un'inchiesta in corso. Ma la vera svolta accade il 9 febbraio 2015, quando sulla prima pagina di Repubblica i giornalisti Attilio Bolzoni e Francesco Viviano pubblicano un servizio dettagliatissimo e documentato che danno conto di questa inchiesta. Da diversi mesi, da circa 8 mesi, cioè dall'aprile del 2014, Montante, mentre è quella icona antimafia che tutto il mondo crede, in effetti è accusato, ovviamente poi tutto andrebbe ancora accertato e provato, di concorso in associazione mafiosa fin dal 1990, quindi fin dagli albori della sua carriera di dirigente nelle organizzazioni rappresentative della imprenditoria. Ovviamente potrebbe succedere un terremoto, solo che non c'è alcuna reazione, alcuna reattività. In molti tendono a ignorare questa notizia, nonostante non sia una notizia che muore lì, perché proprio Bolzoni, grande giornalista e scrittore, pubblicherà altri 40 articoli nel corso del 2015 per dare ulteriori evidenze, documentazioni, intrecci, dinamiche, completamenti, integrazioni, documenti che danno l'idea di una fondatezza granitica di questa inchiesta, sempre per carità, pur tenendo conto che è un'inchiesta e non una sentenza. Ed è questa vicenda che dobbiamo tenere presente, perché è come gli altri si pongono rispetto a questa notizia forte e oggettiva, e al corso delle cose che poi dobbiamo guardare al contesto nel quale è matura la vicenda di Libera, questa associazione presieduta da Luigi Ciotti, campione antimafia, sicuramente con meriti reali, ma che rispetto al fenomeno Montante, probabilmente per negligenza, probabilmente per sottovalutazione o per altre ragioni che abbiamo cercato di condividere con grande onestà intellettuale con l'opinione pubblica, abbiamo cercato di segnalare, essendo per questo querelati, e questa è una cosa profondamente ingiusta, perché comunque è stato, a nostro avviso, un attacco inaccettabile alla libertà di stampa. E allora tutti ovviamente conoscono giustamente Libera, e diciamo soltanto che Libera esiste da 28 anni, è nata nel 95 con un grande obiettivo che ha subito realizzato, quello di promuovere l'uso sociale dei beni sequestrati e confiscati alla mafia. Oggi cos'è Libera sul piano giuridico? È un'associazione di promozione sociale, ma è soprattutto una grande rete di 1.600 tra associazioni locali e nazionali, movimenti, cooperative e realtà, una realtà molto composita dove c'è un grande fervore di volontariato civile e di realtà sociale che ha ben 20 coordinamenti regionali, quindi in tutte le regioni italiane, 80 coordinamenti provinciali, quindi quasi tutte le province, 300
100 presidi territoriali, 400 antenne sul territorio, le chiamano così, ma appunto sono dei gruppi organizzati che svolgono attività per libera, che ha circa 20.000 soci, ma è anche ovviamente un'impresa economica perché al suo interno ci sono realtà economiche, peraltro come dimostra anche il bilancio pubblicato giustamente come obbligo di legge anche da parte di Libera perché riceve contributi pubblici, per esempio l'ultimo bilancio disponibile, quello del 2022, sarà approvato in un'assemblea già convocata per il 27 giugno e quindi l'ultimo disponibile, quello del 2021, è un bilancio di 3 milioni e 400 mila euro a fronte di ricavi per 9 milioni e 700 mila euro e con contributi pubblici di 1 milione e 600 mila euro. Contributi pubblici come somma di convenzioni con pubbliche amministrazioni, ricavato dal 5 per 1000 e veri e propri contributi pubblici. Peraltro l'anno prima, cioè nel 2020, anziché 1 milione e 600 mila, erano stati 2 milioni e 200 mila. Quindi è anche una realtà economica, ma è soprattutto una realtà pubblica che ha il suo DNA nella lotta sociale alla mafia. E che quindi ovviamente è un grande movimento di libertà e di verità, che non può nascondere nulla, non deve nascondere nulla. Qualche volta in cui dovesse farlo sicuramente sbaglierebbe. Quindi tutti quelli che vogliono bene a Libera, come ci mettiamo anche noi in questo caso, ma vale per tutti, hanno il dovere di dire e di fare. Perché purtroppo la vicenda Montante in qualche modo ha forse obnubilato Libera, al di là delle sue buone intenzioni. Perché cosa accade? Allora, se abbiamo presenti alcune date che abbiamo esposto poc'anzi per questa carriera, che è anche una carriera criminale di Montante, diciamo che fino al febbraio 2015, mettiamo lì alla data della pubblicazione dell'articolo da parte di Repubblica, il primo momento traumatico in cui c'è questa ombra pesante su Montante, mentre fino a quel momento diciamo che non, nessuno aveva motivo di dubitarne. Nessuno, come dire, non è proprio esattamente così, perché a Caltanissetta tutti sapevano chi era Montante, chiunque lo avesse frequentato certamente aveva colto alcune cose che per nulla si conciliavano con l'immagine pubblica che aveva saputo costruire di sé di campione antimafia, ma sorvoliamo pure su questo aspetto e limitiamoci solo a questa cesura temporale. Ma se già da febbraio 2015 si sa questo, e quindi deve essere ovviamente uno spartiacque assoluto, non per condannarlo anzitempo, ma nel dubbio per prendere atto che può essere ciò che l'ipotesi accusatoria sostiene, e quindi quantomeno nel dubbio ci si ferma, ci si astiene, cambiano gli atteggiamenti e cambiano i rapporti e poi ovviamente si vedrà. Cosa che in molti non fanno, che purtroppo non fa neanche Libera. Perché Libera, che come dire, professa la verità come ovviamente via messianica del Vangelo, in effetti perde la parola nella migliore delle ipotesi rispetto a Montante. Perché mentre Libera, in 28 anni in cui la conosciamo, ci ha sempre abituati ad essere presente, giustamente e bene anche opportunamente, su tutte le vicende che ovviamente vedono lo Stato impegnato contro la criminalità e quindi decine di dichiarazioni stampa, di manifestazioni, di esternazioni, di presenze anche fisiche di Ciotti nei luoghi in cui ci sono operazioni dello Stato contro mafiosi o contro la criminalità organizzata, sempre dalla parte dello Stato che persegue ovviamente i crimini, soprattutto quelli mafiosi, era lo Stato che stava indagando Montante con quelle ipotesi accusatorie. Eppure sembra che questo non avesse alcun rilievo rispetto a tanti e anche rispetto a Libera, intanto perché cade in un silenzio tombale per anni. Non riesce a dire una parola, ma neanche per esprimere un dubbio, assolutamente. Non solo. Quando smette il silenzio Libera, peggiora perfino la situazione del silenzio. E questo è il 16 marzo 2016, quindi è passato un anno e un mese dalla notizia pubblica sulla prima pagina di Repubblica, ma sono passati quasi 2 anni. Da quando esiste l'indagine della Procura di Caltanissetta nei confronti di Montante, ed è passato oltre un anno e mezzo da quando Ciotti personalmente è a conoscenza di quell'indagine, perché poi diremo come Ciotti conosceva l'indagine ben prima che Repubblica pubblicasse l'articolo il 9 febbraio 2015, e quindi dopo quasi 2 anni,
come si esprime Libera e come si esprime Ciotti in questo, dopo questo silenzio che già è un fatto comunque, che va segnalato perché ciascuno possa giudicarlo, si esprime con una grande dichiarazione di affetto e ce ne dà una prova una testata giornalistica siciliana, Meridio News, che proprio il 16 marzo del 2016, in occasione di una presenza in Sicilia di Ciotti, nell'imminenza della giornata ovviamente che ogni anno si celebra il 21 marzo, anche nel ricordo della fondazione di Libera, la giornata del ricordo e a sostegno delle vittime della mafia, gli chiede: ma cosa pensa dell'inchiesta su Montante? E se è possibile, sarebbe interessante sentire qual è la risposta di Ciotti a questa domanda molto semplice. Possiamo anche vederla, così magari non si hanno neanche dubbi su questo. E poi, mentre ascoltiamo queste parole, teniamo presente che sono le prime che Ciotti e le prime che Libera pronunciano dopo quasi 2 anni che Montante è un indagato per concorso in associazione mafiosa. Sentiamole. Come si inserisce la vostra posizione su, le accuse che sono state rivolte ad Antonello Montante? Ho letto dichiarazioni, io mi auguro che Antonello possa dimostrare la verità, questi percorsi di verità, e quindi il mio augurio veramente è che ognuno di quelli che vengono indagati siano messi in grado di poter dimostrare questo. Io non sono in grado di poter entrare in una storia di questo tipo. Dico solo che oggi sono molti che invece che fare la lotta alla mafia la fanno l'antimafia nel nostro paese. E allora qui c'è il dovere di saper distinguere per non confondere. Bisogna veramente essere molto attenti, perché oggi è stato un pochettino, lo vedo anche nei riguardi di Libera, delle semplificazioni, dei giudizi, del fango che arriva, che non, c'è una manipolazione della verità. Poi io sugli altri non sono in grado di poter rispondere. Tante sia stato smontato da Libera, comunque dal ruolo giocato da Libera. Questa è una falsità assoluta, assoluta. Non è un caso che io ho già denunciato un magistrato, denunciato per diffamazione e per calunnia nel nostro paese, non è un caso. Assolutamente. Libera è un coordinamento di 1.600 associazioni, di mondi, di contesti diversi. Bisogna stare molto attenti, molto cauti, bisogna saper respingere le manipolazioni della verità che vengono fatte. Soprattutto bisogna essere molto sereni, perché la verità prima o dopo viene sempre a galla. Questo è un documento originale audio-video che non lascia dubbi, abbiamo tutti ascoltato le parole di Ciotti e anche visto il suo sguardo, il suo viso, anche la sua postura, la sua espressione labiale. Gli viene chiesto cosa pensi dell'inchiesta su Montante ed egli risponde: spero che Antonello, quindi 2 anni dopo, Montante è per lui Antonello, quindi un caro amico evidentemente, a cui esprime affetto, sentimento di sostegno, tant'è che lui si augura che egli possa dimostrare la verità. Questa volta non chiede verità allo Stato o quale che essa sia nella lotta normale che svolge contro la mafia, si augura che il suo amico Antonello possa dimostrare la verità, cioè la sua verità, evidentemente. Ma la cosa ancora più grave è quando dopo egli dice: io non posso entrare in una storia di questo tipo, ma ci entra sempre in tutte le storie di questo tipo quando c'è lo Stato che comunque con le operazioni di polizia o comunque con i processi ovviamente aggredisce gli affari criminali e perviene alle proprie verità anche quando non sono definitive, e questo non impedisce mai a Libera e a Ciotti di esprimersi. Questa volta evidentemente non ci riesce Libera ad esprimersi, ma è ancora più grave quando, dopo aver detto questo, dice che c'è una sorta di tiro a segno contro l'antimafia, e uno può pensare, magari nella prima parte di questo suo intervento, che ci sia una certa critica contro le associazioni antimafia. No, parla di Montante, perché poi, ecco, c'è l'interpretazione lessicale che toglie ogni dubbio, perché dopo aver detto che c'è una certa attività contro l'antimafia, una certa critica contro l'antimafia, poi dice: lo vedo anche con Libera. Questa
Quindi prima non stavo parlando di Libera e quindi stavo parlando di Montante. È veramente un fatto inquietante, ma noi lo resistiamo come tale, nessuno lo ha criminalizzato per questo, adesso stiamo solo raccontando i fatti per arrivare a quelli che invece sono oggetto specifico della vicenda giudiziaria dalla quale siamo partiti. Dopo questa dichiarazione, che è peggio del silenzio, di nuovo Libera e Ciotti ripiombano nel silenzio, perché non diranno più nulla sul sistema Montante per tanto, tanto, tanto tempo ancora. Il prossimo fatto sarà una dichiarazione, ma poco significativa, ma noi per dovere e completezza di cronaca la registriamo successivamente, e quindi siamo già nel 2017. Però per fare questo magari adesso noi in maniera molto sintetica, cioè ci dotiamo di alcuni dati testuali di riferimento proprio per definire in fretta quali sono questi passaggi fondamentali che dobbiamo tenere presenti. Quindi allora, per riepilogare, dal 2014 Montante è indagato per concorso in associazione mafiosa. Libera e Ciotti non dicono una parola. 2 anni dopo, nel 2016, Ciotti rilascia quella dichiarazione che abbiamo visto all'amico Antonello, insomma, a cui augura ogni bene che possa dimostrare la sua verità. Quella dello Stato e l'attività in questo caso non conta nulla. Dopodiché Ciotti e Libera ripiombano nel silenzio più assoluto, silenzio che sarà interrotto soltanto a gennaio del 2019, non 2017 come ho detto poc'anzi così per un lapsus, nel gennaio 2019, e quando a Catania, in occasione di una cerimonia per l'anniversario della uccisione di Giuseppe Fava, che è avvenuta il 5 gennaio 84, e quindi nell'anniversario che si celebra nel 2019, il 35esimo, egli fa un piccolo riferimento, solo comincia a parlare di Montante solo per dire sommessamente: noi avevamo espresso le nostre perplessità su Montante, ma il governo non ci volle ascoltare. In questo caso si riferisce all'avvenuta nomina di Montante a dicembre 2014, gennaio 2015, nell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati alla Mafia, quando già era indagato per concorso in associazione mafiosa. Dopo questa dichiarazione, sempre nel 2019, non c'è più nulla fino a luglio 2019, quando torna sullo stesso concetto in una manifestazione in Sicilia a Castro Filippo, in cui questo caso aggiunge un elemento, come dire, un po' più duro, se così si può dire, nei confronti di Montante. Lo leggiamo testualmente, perché dice: io a casa non ho bici, non ho fatto conferenze con questo signore e tutte le cause per diffamazione le abbiamo vinte. Su questo dovremo tornare, perché c'è qua anche un atteggiamento, c'è una punta anche velenosa di Ciotti, ma dobbiamo ricordarci che tra quella dichiarazione di afflato amicale di Ciotti con Montante a marzo 2016, 2 anni dopo che già era indagato per concorso in associazione mafiosa, e queste dichiarazioni che sono nel 2019, e non è che non sia accaduto nulla, c'è il 2018, che è l'anno fondamentale, perché è l'anno che ci riguarda per quanto riguarda l'origine di questa vicenda giudiziaria, ma è l'anno anche dell'arresto di Montante. Quindi fino a quando Montante sarà arrestato, il 14 maggio 2018, e dopo tutti gli anni precedenti del silenzio, interrotto solo per quella dichiarazione d'amore sostanzialmente a Montante rilasciata a Meridio News nel 2016, Ciotti non dice mai una parola. Non la dice neanche dopo l'arresto di Montante il 14 maggio 2018. Peraltro sappiamo, fu un arresto che lo vide, insomma, impegnato in operazioni quasi da gangster, perché cercò di buttare dalla finestra le pendrive del Palazzo di Milano in cui gli stavano notificando l'ordinanza di custodia cautelare che era prevista ai domiciliari, fece aspettare i poliziotti 2 ore dopo dietro la porta, perché cercò di inquinare le prove in tutti i modi, tant'è che, collocato ai domiciliari, 14 maggio 2018, appena si seppe di queste azioni reiterate di inquinamento delle prove, commesse anche nel domicilio dove fu detenuto, dopo 15 giorni va in carcere e poi vi resterà in carcere consecutivamente per 10 mesi fino al marzo del 2019, per altri 11 mesi sarà di nuovo ai domiciliari e quindi sarà rimesso in libertà, ma con soggiorno obbligato ad Asti. Quindi attenti alle date allora.
Dal 2014 inchiesta, a fine 2014 Ciotti lo sa ma non dice una parola. Nel 2016 addirittura quella dichiarazione che abbiamo sentito a Meridio News, poi ancora silenzio fino al 2019, nonostante ben 8 mesi prima, a maggio 2018, Montante sia stato arrestato e nonostante, oltre alla vicenda dell'arresto, si sia saputo tutto quello che c'era da sapere, perché dopo l'arresto di Montante accade che si venga a conoscenza anche pubblicamente, perché viene scritto anche da alcuni giornali, da alcune realtà pubbliche, il contenuto o parte del contenuto del diario segreto che i poliziotti che lo arrestano trovano nella sua casa. Anzi, è un diario che era stato sequestrato ancora prima dell'arresto, già nel 2016. E siccome egli annotava tutto in questo diario, e allora parti di questo diario diventano di pubblica conoscenza, c'è perfino il nome di Ciotti nell'ambito delle frequentazioni che intratteneva con Montante, come c'è ovviamente il nome di tanti altri, ovviamente, da magistrati a vertici delle istituzioni, a vertici delle forze dell'ordine, a tanti giornalisti. Ovviamente non è che tutti hanno commesso dei reati, anzi molti non hanno commesso alcun reato, però per molti di loro, non per tutti per carità, c'è sicuramente un'annotazione che conduce ad un tipo di frequentazione sicuramente sconveniente per i ruoli che ciascuno poteva esercitare. Lo dico in generale senza riferirmi a Ciotti, ma proprio per quello che rappresenta Ciotti, per quello che rappresenta Libera, anche alla sola annotazione del nome, crediamo che chiunque avesse a cuore Libera si attendesse che Ciotti parlasse, dicesse, spiegasse, ovviamente raccontasse, e prendo atto di quello che sta succedendo, scopro un Montante diverso da quello che conoscevo, io ho avuto frequentazioni con lui per questo, questo e quello, nulla come dire, di cui dovermi giustificare, ma di questo si tratta, ma una parola ci sarebbe voluta. Poi poteva risultare convincente, non convincente, ciascuno avrebbe avuto la sua opinione, e invece Ciotti e Libera si nascondono assolutamente dietro il silenzio per oltre 5 anni, addirittura interrotto solo da quell'intervista a Meridio News che abbiamo detto essere peggiore del silenzio. Quindi se con le date, anche ripetendo in qualche caso qualche riferimento, siamo riusciti un po' a dare l'idea, no, di quale sia la sequenza temporale, adesso chiediamoci una cosa, ma mentre Libera e Ciotti tacevano, con la sola eccezione di quella intervista peggiore del silenzio che abbiamo richiamato, ma gli altri cosa facevano? Ecco, qui per avere un'idea, perché non tutti ovviamente incorsero, no, in questa scelta veramente incomprensibile da parte di Libera e di Ciotti, e tanti altri invece avevano visto giusto, avevano capito e quindi avevano anche criticato, avevano stimolato, avevano osservato. L'elenco sarebbe lunghissimo, ma qui in un breve appunto, giusto per non tralasciare e non indugiare oltre nel ricordo, citiamo solo alcuni dati. Allora, già, visto che abbiamo parlato di Attilio Bolzoni, già in una intervista nel 2014 Attilio Bolzoni disse: levate i contributi pubblici alle associazioni antimafia e ci sarà un fuggi-fuggi generale. Aveva capito questo grande giornalista e scrittore come purtroppo, al di là della buona volontà e della buona fede di molti, c'erano i soldi pubblici che motivavano e quindi incanalavano in una certa direzione e non in altre l'impegno delle associazioni antimafia. Ma non solo. Maggio 2014, Raffaele Cantone, che allora era presidente dell'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, oggi è procuratore a Perugia, Cantone peraltro grande magistrato che prima di essere scelto ai vertici dell'ANAC era stato quel grandissimo pubblico ministero che sconfisse il clan dei Casalesi e quindi la Camorra in Campania. Cosa dice Cantone nel maggio del 2014, quindi ancor prima, quando nessuno sapeva dell'inchiesta sul Montante? Dice: bisogna togliere i soldi alle associazioni antimafia perché c'è il rischio che l'antimafia sociale diventi un lavoro qualsiasi. E questo purtroppo allontana e scoraggia i volontari veri perché premia soltanto quelli che ci stanno appunto per un tornaconto.
Ancora, il 21 maggio 2015 Davide Pati, che è un dirigente importante di Libera, di lungo corso, difatti lo sarà fino all'ottobre 2021, a un certo punto in una intervista a TV 2000, la TV dei Vescovi Italiani, dice, facendo un bilancio di Libera, nel ventennale, nel 2015 siamo al ventennale, pochi successi, tanti fallimenti, forti criticità. È un dirigente di Libera che ha questo scrupolo morale di dire ma non è che stiamo facendo tutto bene, ecco, stiamo attenti, dovremmo un po' cercare di avere maggiore coscienza. Agosto 2015, Nicola Gratteri, grande magistrato, oggi procuratore a Catanzaro, allora procuratore aggiunto a Reggio Calabria, ma già ministro in pectore per la giustizia e comunque consulente della Commissione Antimafia ed esperto prescelto nel comitato di esperti che dovevano fare delle proposte per combattere la mafia, dice, fa un appello per dire non date più soldi alle associazioni antimafia. Eravamo nell'agosto 2015. Novembre 2015, Piero Grasso, allora presidente del Senato, ma in precedenza magistrato e procuratore nazionale antimafia, fa un appello, dice alle associazioni antimafia, glielo dice in faccia perché lo dice in un convegno in cui ci sono fisicamente loro, abbandonate la corsa ai finanziamenti pubblici e privati. Poi a novembre 2015 c'è una vicenda che ha dell'incredibile ed è l'espulsione da Libera di Franco Latorre. Chi è Franco Latorre? È innanzitutto, bisogna dirlo, il figlio di Pio Latorre, che tutti conosciamo e non c'è bisogno di aggiungere nulla qui, ma in ogni caso bisogna ricordare quantomeno che Pio Latorre è una sorta di padre spirituale della stessa Libera, perché è a Pio Latorre che si deve la configurazione del reato di associazione mafiosa e a cui si deve la modifica legislativa che ha consentito il sequestro anche preventivo, prima di una condanna definitiva, e la confisca dei beni ai mafiosi. Ed è proprio su questa legge che nasce giustamente Libera, proprio perché nasce per prefiggersi l'uso sociale dei beni confiscati alla mafia. Ebbene, tra i fondatori di Libera c'è stato Franco Latorre, che è il figlio di Pio Latorre, quando purtroppo Pio Latorre era stato da molti anni ucciso, perché Libera nasce nel 95 e 13 anni prima Pio Latorre è stato ucciso. Fra i fondatori c'è Franco Latorre, e qui non ne parlo solo perché è il figlio di Pio. Certo, anche questo vale, ma Franco Latorre in tutta la sua vita e ancora oggi ha dato prova di essere una coscienza limpidissima e specchiatissima di vero impegno nella lotta alla mafia. Viene espulso da Ciotti con un SMS in un attimo a novembre 2015 solo perché nell'Assemblea Nazionale di Libera ha osato esprimere, peraltro insieme a tanti apprezzamenti, anche qualche piccola critica proprio rispetto al fatto che magari c'era stata una caduta di tensione da parte di Libera e che bisognasse tornare alle origini. Questa è Libera, una monarchia assoluta. Con un SMS il suo capo mi espelle Franco Latorre. Brevi altre citazioni, gennaio 2016, Giuseppe Di Lello, che è stato giudice istruttore con Falcone, Borsellino e Caponnetto nell'ufficio istruzione nel pool antimafia, che diede una svolta nella lotta alla mafia, come ben sappiamo, poi è stato anche deputato alla Camera, senatore e parlamentare europeo, il quale sull'Espresso del 2016 dice c'è una giungla di sigle in cui purtroppo spesso alcune di queste vanno a braccetto coi mafiosi e lì purtroppo l'antimafia deve ritrovare la sua via perché rischia di essere strumentalizzata anche a sua insaputa e in ogni caso i monopoli non fanno mai bene. E si riferisce a Libera proprio perché per amore di Libera la vuole avvertire del fatto che deve stare attenta, no, a buttarsi a capofitto negli affari, come per affari si possono intendere le attività anche economiche che con grande pregio sociale possono consistere nel recupero dei beni. Poi possiamo citare ancora il 13 marzo 2016 Nicolò Marino, che è quel magistrato scelto da Crocetta per essere uno degli assessori, se non che siccome poi non si piegò al sistema montante fu cacciato, e Marino racconta in una intervista come in una scuola di Lentini, a cui era stato assegnato un bene confiscato alla mafia, fu sorpreso dal fatto che
Ciotti tessesse le lodi di Montante e si sorprendeva, ma come una persona con la cultura e con la coscienza di Ciotti, come può parlare bene di uno come è Montante? E poi Marino dice, stiamo attenti perché tutte le istituzioni che hanno fatto sì che Montante costruisse questo suo potere ora hanno il dovere di dire le cose giuste e la verità, non possono più stare in silenzio e purtroppo sappiamo bene come invece Libera continuasse, siamo nel 2016, proprio a stare in silenzio. Ancora ottobre 2016, Francesco Forgione, ex presidente della Commissione parlamentare antimafia, nel suo saggio I tragediatori, parla dell'antimafia, del suo fallimento, dice Libera ha avuto tanti meriti, ma nella percezione pubblica la sua verginità è perduta, eppure Libera, eppure Ciotti continuano a stare in silenzio. Relazione finale della Commissione parlamentare antimafia della legislatura 2013-2018, presidente Rosi Bindi, tra le altre parole citiamo, l'antimafia si è ridotta ad una scatola vuota, uno strumento di posizione e di potere. Poi ad agosto 2018, pochi mesi dopo l'arresto di Montante, website, un sito di cui è titolare Angelo Venti, che è stato uno dei fondatori di Libera ed un referente di Libera dell'Abruzzo, che ne esce quando rimane indignato e quindi si ribella a quell'espulsione di Franco Latorre, pubblica una parte dei diari, annota e segnala ciò che Montante ha scritto con il nome di Ciotti e con le circostanze che comunque lo chiamavano in causa, dice ho la prova provata che già dagli ultimi mesi del 2014, quindi ben prima che il 9 febbraio 2015 Bolzoni su Repubblica parlasse dell'inchiesta per mafia nei confronti di Montante, egli ne era a conoscenza. È importante sapere quindi che cosa pensi e chiarisca il senso di queste annotazioni del nome di Ciotti nei diari segreti di Montante. Siamo ad agosto 2018, mentre, e qui veniamo al punto che poi ci interessa anche per andare un po' alle conclusioni, a novembre 2018 c'è la trasmissione di Report che dedica una parte di una puntata, sono circa 50 minuti, ad una splendida inchiesta sull'apostolo dell'antimafia. Il titolo è questo, ovviamente dedicato a Montante. È una bella inchiesta, importante, che può essere vista, chiunque la può ancora trovare tranquillamente in modo gratuito su Rai Play, visto che comunque il servizio pubblico mette a disposizione queste trasmissioni perché possono essere in ogni momento visibili. E questa peraltro trasmissione viene realizzata e mandata in onda senza che ci sia la voce e la faccia di Ciotti, perché Report non è riuscito a intervistare Ciotti, nonostante la puntata fosse stata preparata per 6 mesi, ancor prima dell'arresto di Montante, ma Report non riesce ad intervistare Ciotti. Ma diamo a questo punto qualche dettaglio in più su quello che contiene Report. Appena 3 minuti di quella trasmissione di 50 minuti sono dedicati a Libera e a Ciotti, a questo atteggiamento strano fatto di silenzi e comunque di reticenze, di omissioni, di ambiguità, e in quel caso Report ci fa vedere alcuni elementi così brevemente un po' collegati alla vicenda di Libera, con il commento in studio di Sigifrido Ranucci e l'inchiesta esterna condotta da Paolo Mondani. C'è una breve dichiarazione di Giancarlo Caselli. Giancarlo Caselli è l'ex magistrato che è stato procuratore di Palermo, ma che nel 2018 e tutt'oggi è presidente onorario di Libera, quindi condivide comunque, sia pure senza ruoli operativi, la responsabilità morale della guida dell'associazione. In effetti cos'è accaduto, come abbiamo noi ricostruito con testimonianze inoppugnabili, confermate anche poi nel processo in cui siamo stati trascinati? Che Report, quando decide di fare questa trasmissione, ovviamente, come si fa normalmente in questi casi, contatta tutte le persone che vuole intervistare, dice stiamo facendo questa inchiesta, vogliamo intervistarvi, però da Libera e da Ciotti nessuna risposta per mesi. Tant'è che a un certo punto, dopo tanto silenzio e non riuscendo ad avere riscontri, cosa molto strana peraltro perché parliamo ovviamente di una grande realtà editoriale di prima evidenza come
la RAI, il servizio pubblico, come Report, ma non solo, proprio l'anima di Report è proprio sulle stesse corde di Libera e del suo impegno. Addirittura c'erano giornalisti in comune tra la redazione di Libera, il suo blog, completamente, cioè, i suoi house organ, no, di informazione, e la stessa redazione di Report. E però Libera e Ciotti non rispondono, al che, come fanno in questi casi i giornalisti che non si arrendono, in questo caso all'ennesimo tentativo andato a vuoto, Paolo Mondani si presenta in un certo luogo in estate dove c'è una manifestazione di Libera, perché così in quel caso intervisterà, certo, Ciotti, se ci sarebbe stato. Poi non sappiamo, qualora Ciotti ci fosse stato, se avrebbe risposto e cosa. In ogni caso non c'era, poi sapremo, per motivi di salute. C'è Giancarlo Caselli, la domanda viene posta a Giancarlo Caselli e Caselli se ne esce con una metafora: Libera è un fiume impetuoso in piena che, come tutti i fiumi, trascinano dei detriti, ma questo non fa venir meno l'effetto comunque positivo, salutare, del fiume. Che già, visto che è una metafora, a prenderla come una metafora c'è molto più che una ammissione su tutto ciò che Libera invece con maggiore coraggio dovrebbe avere appunto la capacità di dire, piuttosto che stare in silenzio per 5 anni, no? In maniera così imbarazzata, quasi dovesse nascondere qualcosa. Questo è il programma di Report. Ovviamente il contenuto della trasmissione fa molto discutere, per cui ovviamente sia prima che dopo ne parlano tanti altri giornali, sia locali che nazionali e internazionali. In questo caso ne parla anche la testata da me diretta, che era sì una testata regionale, ma che per esempio fin dall'inizio aveva dedicato al sistema montante come tale tanta attenzione, perché aveva capito la straordinaria importanza di questa micidiale impostura, che era un fatto di rilevanza pubblica enorme, perché significava uccidere la speranza, la fiducia, l'affidamento, la possibilità dell'impegno collettivo, cioè nei valori dell'antimafia. Quindi era giusto smascherare tutto il sistema montante. Per cui la Prima TV, per quanto piccola emittente locale, aveva fatto tanti servizi e ovviamente dedica un approfondimento subito dopo, nei giorni successivi, alla trasmissione di Report. Peraltro lo fa in modo originale, perché uno dei capitoli della inchiesta e della vicenda del sistema montante ci conduce ad una banca siciliana che si chiama Banca Nuova, alla sua collusione con i servizi segreti deviati, che erano il cavallo di battaglia di Montante per compiere i suoi crimini, e ad altre vicende che comunque ci conducevano a Caltanissetta, sia pure partendo dal Veneto. Perché Banca Nuova è una banca fondata in Sicilia nel 2000, ma fondata dalla Banca Popolare di Vicenza e dal suo patron, allora era Zonin, che è un grande produttore di vini, che infatti negli anni 90 era sbarcato in Sicilia a comprare la più grande proprietà terriera destinata a vigneto che esiste oggi in Italia, il feudo dei principi di Butera, per produrre dei vini. Ma in effetti non fu una scelta semplicemente enologica o di viticoltore. Fu una scelta che si basava su un sistema di potere e di collusioni che poi il diario Montante, il processo, tutti i retroscena e le tresche che c'erano tra servizi segreti deviati e vertici purtroppo infedeli rispetto allo Stato delle forze dell'ordine facevano in combutta con Montante. Difatti la Banca Nuova è la banca che appena apre a Palermo, intanto Zonin ci mette centinaia di miliardi, la fonda comprando una banca fallita che non valeva nulla, ma sostanzialmente ci mette i soldi perché serviva per fare l'operazione. Peraltro era una banca che nasceva anche da un retaggio di clientele mafiose nel Trapanese. Questa banca appena apre, per esempio, assume entrambe le nuore di Renato Schifani, allora politico importante, oggi presidente della regione, assume la moglie di colui che poi sarebbe stato anch'egli presidente della regione, Raffaele Lombardo, assume parenti di tanti politici e persone comunque potenti, proprio allo scopo di essere una camera di compensazione, di traffico di influenza, di scambio di favori e di affari con tutto quel mondo che alimenta il sistema montante. Quella è la banca dei servizi segreti, è la banca in cui si fanno operazioni finanziarie, e il sistema che
utilizzando un vecchio generale della Guardia di Finanza, che poi sarà al vertice dei servizi segreti, Niccolò Pollari, anch'egli di Caltanissetta, come per esempio di Caltanissetta è un magistrato importante che è Vincenzo Pignatone, che troveremo tantissime volte nei diari e nel sistema di Montante. Pignatone è poi colui che diventerà procuratore di Roma e che oggi è il presidente del Tribunale del Vaticano. Tante altre figure che conducono a Caltanissetta al feudo di quel potere inglobano anche Zonin, il vignaio di Gambellaro, oppure il banchiere della Popolare Vicentina, in questo sistema di potere su cui pascola il sistema montante. E quindi, tornando al punto di partenza, volendo trattare questo tema, io chiamo un bravissimo giornalista del Veneto, Marco Milioni, per intervistare nel Veneto Vincenzo Guidotto, che è un siciliano ma da 50 anni trapiantato in Veneto, un docente di grande valore, soprattutto un grande educatore alla legalità, fondatore di Libera, consulente di commissioni antimafie con presidenze di tutti i colori politici, perché è stato sempre apprezzato per la sua competenza tecnica e la sua imparzialità. Quindi cosa di più semplice che farlo intervistare sul sistema montante? E anche lì Guidotto, per circa 50 minuti, in una bella intervista, parla del sistema montante in tutta la sua interezza, e poi per 2-3 minuti, proprio lui che è stato tra i fondatori di Libera e che conoscono quel mondo, si interroga, esprime qualche considerazione, esorta Libera a far cessare il silenzio. Siamo a novembre 2018, perché finora appunto c'era stato questo totale silenzio, ripeto, interrotto solo dall'intervista a Meridio News, ed esprime delle considerazioni critiche del tutto corrette su dati di verità e proprio nell'interesse e per l'amore di Libera. Alla Prima TV, noi, a parte il fatto di diffondere nel telegiornale brevemente un brano di questa intervista, poi facciamo uno spazio d'approfondimento in cui trasmettiamo integralmente questa intervista a Vincenzo Guidotto con un breve commento mio introduttivo e finale. Ed è per questi due servizi che Libera incredibilmente decide di querelarci. Lei quindi, da questa vicenda e dai trascorsi di questa vicenda, che riflessione trarrebbe? La mia riflessione personale è quella di tutti i cittadini di buona volontà. Il fatto che non ci sia stato dibattito non ha nemmeno contribuito in qualche modo a affievolire la gravità, perché se ci sono dei chiarimenti, allora la gente dice: ah, meno male, non è proprio come dicevano. Ma se non ci sono chiaramente, la gente prende per buono tutto quello che hanno detto. Poi è sul TG3, televisione di Stato, quindi non è che è giusto. È un po' come il discorso di Ciotti, ma dici: ma come Ciotti, che predica e bisogna agire per la verità, nel Vangelo c'è scritto: cercherete la verità e la verità vi renderà liberi, parole di Gesù Cristo. E poi la verità e giustizia, va bene, ma se lui non chiarisce le cose vere o non vere, e non dice quello che è vero e quello che non è vero, giustizia non ce ne può essere nemmeno per lui, è chiaro, insomma, la gente trae delle conclusioni, quelle di Libera leggono queste cose, la verità vi renderà liberi, e quelle di Libera no, e allora a un certo punto, oppure fanno delle puntualizzazioni, per esempio nel sito, nel profilo di Libera Treviso, ci sono tanti post ma niente commenti. Allora a un certo punto mi chiedo, tutte queste ramificazioni territoriali di Libera, questi presidi presenti capillarmente sul territorio, queste 1500 associazioni, se un'associazione è costituita con 9 personaggi, 1500 per 9 fa tanto, no? E allora se fossero presenti sul territorio, mi ha detto un amico mio, mafiologo siciliano, Umberto Santino, se fossero attivi le mafie scapperebbero dall'Italia, invece si sviluppano continuamente.
Di grande forza questa riflessione finale di Enzo Guidotto a proposito di Libera. Ora, senza voler criminalizzare Libera, certo ci sono delle cose inquietanti e gravi che Don Ciotti, ma chiunque, dovrebbe un po' spiegare su come sia stato possibile che tutta l'organizzazione che ruota intorno a Libera potesse essere così vicina a Montanti e ai suoi affari, potesse anche riceverne favori senza che mai si sia visto nulla di strano. Ma soprattutto la riflessione di Guidotto è molto importante proprio a proposito di l'esempio che, visto che c'è una grande rete anche capillare diffusa nel territorio, sicuramente di tante persone appunto in buona fede che hanno sposato la causa di Libera, è molto difficile, ecco, capire quale sia il movente vero a base dell'agire individuale comune da parte di queste decine di migliaia di persone e con le quali, come giustamente diceva Guidotto, sarebbe facilissimo battere la mafia, anzi annullarla del tutto senza alcun intervento né di polizia e né della magistratura. Ma evidentemente anche questa è una pagina di storia civile e sociale che va appunto analizzata, capita, affinché se ne possa fare lezione per il futuro. Ecco, abbiamo appena visto il corpo del reato, no? Le parti incriminate di questo servizio, il breve brano della dichiarazione di Vincenzo Guidotto e il breve brano della trasmissione d'approfondimento contenente il mio commento, perché entrambi siamo stati querelati. Io doppiamente come direttore responsabile per le affermazioni di Guidotto e direttamente per le mie affermazioni, e Guidotto ovviamente per le sue affermazioni. Poi, come dicevamo, il processo si divaricherà perché ci sarà una estinzione nei confronti di Guidotto per remissione della querela sulla base di una lettera di chiarimenti, e invece ci sarà il normale processo fino alla sentenza per la parte che mi riguardava. La cosa incredibile è come Libera abbia potuto fare una cosa simile, tant'è che non l'ha fatta nei confronti di Report. Giustamente non l'ha fatta, perché ovviamente non c'era alcuna diffamazione nella trasmissione di Report, ma esattamente come non c'era neanche in quella della Prima TV, perché in entrambi i casi era limpidissimo esercizio del diritto di cronaca e di critica. Peraltro, giustamente, e lo riconosciamo come un grande merito a Report, non ci sono contenuti meno gravi o potenzialmente meno diciamo sensibili per Libera in Report rispetto a noi. Anzi, perfino nelle parole di Giancarlo Caselli, che è presidente onorario di Libera, c'è comunque più o meno involontariamente il riconoscimento delle criticità, e c'è anche nel contenuto dell'inchiesta di Report con quello che documenta Paolo Mondani, e anche nelle parole del conduttore e autore Sigfrido Ranucci, e quando sostanzialmente dice con chiarezza: Libera, smettila di fare come stai facendo adesso, torna ad essere quella delle origini, torna a denunciare la mafia, torna a denunciare il sistema Montante, e anzi dice no, anzi fallo per la prima volta, denuncia il sistema Montante, perché qua mi sa che la lotta alla mafia si è infiacchita, forse attratta più dal business che da altre cose, no? Quindi, ripeto, limpidissimo giornalismo, ma come lo era anche il nostro, e però è molto strano e singolare che Libera decide di querelare noi e non Report. Al che ovviamente, e qui c'è un altro aspetto della vicenda che quindi io prendo a cuore e ne faccio non già un affare di cui occuparmi solo per la mia difesa legale. Questo è proprio l'ultimo dei problemi e l'ultima delle cose. C'era una missione molto più nobile, alta e importante, che era la battaglia trasparente, limpida, collettiva, a voce e a testa alta, per la libertà di stampa, che è patrimonio di ciascun cittadino perché è patrimonio della comunità. E quindi noi ci siamo immessi in questo percorso. Però rimane una domanda che dobbiamo porci: ma perché Libera decise di fare questa querela? E allora, per rispondere a questa domanda, brevemente e ormai da ultimo, dopo quanto abbiamo già detto sul conto di Libera, bisogna fare un passo indietro e andare alle origini di Libera.
Poc'anzi abbiamo visto Cosè Libera, il suo tratto costitutivo, anche i numeri della sua articolazione complessiva. Adesso però diciamo anche quando e perché nasce Libera. Nasce nel 95 e nasce sulla spinta di una grande petizione popolare con 1 milione di firme che si prefigge che il Parlamento possa approvare una legge che allora non c'era sull'uso sociale dei beni confiscati alla mafia, proprio per dare valore effettivo e concreto alla grande eredità e all'ascito politico di Pio La Torre. E Libera ha un grande successo perché intanto raccoglie 1 milione di firme nel 95 e poi già in Parlamento subito centra il suo obiettivo. Già il 7 marzo del 96, quindi pochissimo dopo, il Parlamento approva una legge che è proprio dà la risposta al tema che poneva a Libera. Libera poi ovviamente continua la sua attività, diciamo che nel primo decennio certamente anche qualcosa in più, ha un limpidissimo impatto sulla realtà, tutto quello che fa è altissimamente positivo, senza ombra, senza ambiguità, senza stanchezze né debolezze né reticenze. Poi purtroppo, in concomitanza anche con quello che abbiamo detto sulla crisi del movimento antimafia e sull'impostura di Montante, qualcosa comincia a incrinarsi. Ma per capire quale sia il DNA di Libera dobbiamo fare un ulteriore passo indietro e andare ad un soggetto politico che magari i meno giovani certamente hanno conosciuto direttamente, ma che comunque fa parte della nostra storia e quindi anche i più giovani possono ovviamente scoprirlo documentandosi, e andiamo al 91. Quando in Italia nasce un soggetto politico nuovo che è il Movimento per la Democrazia, la Rete, una sorta di creatura che si attribuisce alla paternità politica di Leo Luca Orlando, il sindaco della Primavera di Palermo, che nella Democrazia Cristiana aveva cominciato negli anni 80 una lotta contro la mafia, non riuscì a trascinare tutto il partito sulle sue posizioni, quindi uscì fuori e fondò la Rete. Ma la Rete, dobbiamo analizzarla con attenzione, ha un DNA siculo piemontese, perché fondatori della Rete sono Leo Luca Orlando, l'abbiamo già detto, Claudio Fava, che è siciliano anche egli, ma che poco tempo dopo romperà con Orlando e se ne uscirà. Poi c'è Alfredo Galasso, siciliano anche egli, grande giurista antimafia, e poi ci sono due piemontesi, due torinesi, Diego Novelli e Nando Dalla Chiesa, che poi per tanto tempo e ancora oggi sarà anche il presidente di Libera. Sono i fondatori della Rete. La Rete politicamente ha un grande exploit perché nel 91 elegge subito 5 deputati all'Assemblea regionale siciliana, tra cui per esempio Claudio Fava, Leo Luca Orlando. Nel 92 alle politiche, per quanto sia un movimento basato esclusivamente in Sicilia, prende quasi 800.000 voti, elegge 12 deputati e 3 senatori. Però poi ben presto, dura poche stagioni, esaurisce la sua spinta politica. E però siccome questo partito politico, questo soggetto politico, aveva un particolare, naturale, fortissimo, intimo collegamento proprio nel suo DNA con la battaglia antimafia, una volta che purtroppo finisce come soggetto politico, come partito capace di incidere, c'è qualcuno che con grande intelligenza e lungimiranza politica capisce che quella eredità e quel patrimonio vanno raccolti e non devono essere dispersi neanche sul terreno né sociale né politico. Quel qualcuno è un dirigente politico del Partito Comunista Italiano, che è Luciano Violante. Tutti conosciamo Luciano Violante perché è stato parlamentare per 29 anni, dal 79 al 2008, arrivando anche alla presidenza della Camera dei Deputati. Ma per completare diciamo che Luciano Violante non è piemontese, comunque in pratica viene trapiantato in Piemonte perché lui nasce in un campo di concentramento etiope dove il padre nel 41 era stato confinato perché è giornalista comunista, poi cresce e si forma in Puglia, si laurea in giurisprudenza in Puglia, è allievo di Aldo Moro, ne diventa assistente, per poi subito dopo si trasferisce in Piemonte perché a 25 anni diventa magistrato, viene assegnato lì e lì poi diventerà pochi anni dopo anche docente di diritto penale all'Università di Torino. Lì incontra un quasi coetaneo, più giovane di lui di 4 anni, che è Pio Luigi Ciotti, che è arrivato a Torino a 5 anni, quindi bambino, da Pieve di Cadore nel Bellunese.
lì cresce da bambino e da ragazzo nei cantieri intorno alle baracche per la costruzione del Politecnico di Torino, scopre subito l'impegno sociale, ancor prima di diventare sacerdote, ma lo mantiene a maggior ragione anche da sacerdote, tant'è che fonda il gruppo Abele per aiutare i tossicodipendenti e dopo le stragi di mafia del 92 fonda anche la rivista Narcomafie insieme ad un'altra animazione sociale che cerca di non solo fare teoria ma anche di dettare proprio sul terreno politico le azioni importanti che tutti possono compiere per il riscatto, la libertà e soprattutto il contrasto alle mafie. L'impegno politico e di giurista di Luciano Violante e quello sociale da grande animatore di Pio Luigi Ciotti vanno avanti di pari passo e quando appunto Luciano Violante, che è un importante dirigente politico nazionale del Partito Comunista Italiano, già in Parlamento dal 79 e addirittura nel 92 è stato presidente della Commissione parlamentare antimafia, e si era candidato in Sicilia quell'anno alle elezioni politiche, viene eletto e poi in Parlamento diventa presidente della Commissione Antimafia, si ricandida in Sicilia nel 94 quando però vince il Polo della Libertà con l'esordio berlusconiano ed egli è vicepresidente della Camera dei Deputati, mentre nel 96, poiché vince allora l'Ulivo, di cui fa parte il suo partito, che in quel caso si chiama PDS, egli può diventare il presidente della Camera dei Deputati. Siamo nel 96. Ma comunque con l'impegno politico precedente e sulla spinta delle stragi di mafia, della parabola e del declino che ha avuto la rete come soggetto politico, Luciano Violante ha questa grande intuizione, concepisce questa creatura che diventerà poi Libera, ovviamente vede subito in Pio Luigi Ciotti il suo leader naturale, per cui con quella petizione che dicevamo prima del milione di firme e l'obiettivo di una legge che effettivamente poi il Parlamento varerà a marzo del 96 per l'uso sociale dei beni confiscati alla mafia, nasce la parabola di Libera, che nella prima fase è una splendida parabola di grande attivismo, di limpida partecipazione, senza diciamo quei condizionamenti che poi abbiamo già visto per le critiche che sono emerse anche dalla pubblicistica complessiva sul fatto che c'è stato un certo assopimento dell'empito volontaristico perché molti soldi pubblici hanno cominciato ad affiorare e quindi probabilmente alcuni dei volontari, anziché essere volontari, hanno cominciato ad essere diversi, non perché siano cambiati loro, ma perché nel frattempo questo mondo era diventato attrattivo per finti volontari che comunque ovviamente volevano in qualche modo avere anche delle opportunità di guadagno. Questa è un po' la saga storica di Libera. Che l'imprimatur di Violante sia netto e chiaro, lo dice anche la documentazione, anche se questo non è mai emerso perché con grande discrezione ovviamente Violante è sempre rimasto dietro, non ha gestito, ha lasciato fare tutto a Ciotti, non è questo il punto, ma se andiamo a vedere nel primo organismo direttivo di Libera, subito dopo il presidente Pio Luigi Ciotti troviamo come vicepresidente peraltro operativo, quindi colui che gestiva veramente l'organizzazione, proprio il segretario particolare di Violante, Davide Mattiello, un collaboratore di Violante scelto proprio per questo, che poi diventerà anche parlamentare. Questo per dire qual è l'atto di nascita, il che non è un togliere meriti, ma è perché bisogna capire ovviamente la storia delle cose, perché poi incrociamo le vicende siciliane che poi ci portano alla querela. Perché, e quindi qua torniamo al nostro processo, quando dinanzi a questa domanda ovvia ed elementare che ovviamente anche le parti processuali hanno svolto a Ciotti e anche al difensore di parte civile, ma perché non avete querelato il report? Non perché fosse giusto, ma non era giusto comunque querelare nessuno, quindi allora perché non avete querelato tutti, no? E allora la risposta di Ciotti è stata: in effetti non ha potuto non ammettere che le cose dal suo punto di vista anche di report erano molto gravi, peraltro sono scritte anche in querela, ma non è compito mio, ci siamo affidati agli esperti, c'è chi decide, chi ha competenze. E quando Ciotti dice queste cose, lo dice nel processo di Ragusa,
nel 2021, la querela è del gennaio 2019, quando dice questo, chi è la persona competente che ha fatto questa scelta ponderata ed oculata di querelare la Prima TV e non altri? È Vincenza Rando. E chi è Vincenza Rando? In quel momento era la numero 2 di Ciotti, cioè la vicepresidente operativa di Libera, lo era già dal 2015, ma già dal 2006 era nel direttivo, nella presidenza nazionale di Libera, ed era la responsabile dell'ufficio legale di Libera. Diciamo era, parliamo al passato, solo perché a settembre scorso del 2022 si è dimessa, almeno formalmente, perché poi ogni volta che viene citata tutti ancora le attribuiscono la carica in Libera come se fosse ancora perfettamente operante. Comunque prendiamo atto della dichiarazione formale delle dimissioni. Si è dimessa perché nel frattempo è senatrice della Repubblica, eletta nel collegio di Modena Reggio Emilia al Senato della Repubblica in rappresentanza del Partito Democratico. L'impegno politico di Vincenza Rando non è nuovo, non è recente, perché è proprio nell'impegno politico di Vincenza Rando, peraltro dove? In Sicilia. E dove? In provincia di Caltanissetta, che nasce tutto, perché Vincenza Rando è niscemese, è un'avvocata niscemese che svolge attività politica fin dalla fine degli anni Ottanta a Niscemi, nel suo comune, ed è dentro questa parabola di impegno politico che incrocia il suo destino con quello di Libera. Bene, abbiamo visto che Libera nasce nel 95, in effetti proprio formalmente e giuridicamente nasce a marzo 95 nella sede della CGIL di via Frentani a Roma, come sede di associazioni, c'è la stessa CGIL, Legambiente, FUCI, le ACLI, l'ARCI, tanti altri, il gruppo Abele, eccetera, perché è questa grande galassia che abbiamo descritto prima. E quindi nel 96 consegue l'obiettivo della legge, traguardo molto importante, e quindi cresce. In quegli stessi anni c'è questa politica niscemese che è stata eletta consigliere comunale nell'89 e che poi dal 94, quando c'è l'elezione diretta dei sindaci per la prima volta, fa parte della squadra politica vincente, un centrosinistra che elegge come sindaco Salvatore Liardo, un ex democristiano che era passato con la rete di Leo Luca Orlando, e Vincenza Rando, in quota Partito Comunista Italiano, ma già era PDS, fa parte di quella giunta, è assessore e vice sindaco. Nel 98 Liardo viene rieletto, quindi continua l'impegno anche di Rando in quell'amministrazione, e sono gli anni in cui Libera cresce, è importante, è presente in Sicilia e irrompe anche a Niscemi, ora vedremo. Se non che dopo la seconda elezione di Liardo, nel 2000 c'è una mozione di sfiducia che viene approvata contro quell'amministrazione, che quindi cade e si va subito a nuove elezioni. Questa politica niscemese, Vincenza Rando, questa avvocata, in effetti si candida a sindaco nel 2000, ma non viene eletta, non solo non viene eletta, anzi ottiene una batosta, una sconfitta di proporzioni inarrivabili, perché come candidato a sindaco prende ben 14 punti in meno delle liste. Ai progressisti in genere succede il contrario, in quanto al ballottaggio va con un 51% di consiglieri comunali già propri eletti, quindi con la maggioranza certa in consiglio comunale, anche se dovesse vincere l'avversario, come in effetti poi succede, e semmai con il premio fino al 60% se dovesse vincere lei, ma invece si ferma al 37%, quindi ha il 51% di consiglieri comunali, ma si ferma al 37% e viene sconfitta. Lì finisce la sua parabola niscemese, si trasferirà a Modena, dove poi la troveremo nei vertici nazionali di Libera. In questa vicenda politica che porta alla caduta dell'amministrazione Liardo a Niscemi, di cui Vincenza Rando fa parte, noi troveremo che c'è un partito singolarissimo, che è il Rinnovamento Italiano. Come sappiamo, nasce nel 96 a sostegno della coalizione dell'Ulivo di Prodi, questo piccolo partito fondato sostanzialmente da Lamberto Dini, ma che in Sicilia ha un personaggio inquietante, che è Bartolo Pellegrino, già deputato all'Assemblea regionale siciliana nel 71,
arrestato nel 91 per assegni a vuoto, arrestato ancora nel 2007 per associazione mafiosa, anche se poi sarà assolto, e soprattutto costretto a dimettersi da assessore regionale nella giunta Cuffaro nel 2003, quando intercettato mentre parla con un mafioso, viene sorpreso a definire sbirri i carabinieri e i poliziotti e infami i collaboratori di giustizia. Si dimette. Perché ne abbiamo parlato? Perché il partito di questo Bartolo Pellegrino è il partito che fa cadere l'amministrazione Liardo, di cui faceva parte Vincenza Rando, e che sosterrà Vincenza Rando quando ella, pochi mesi dopo, a settembre 2000, si candida per diventare sindaco, ma non ci riuscirà, appunto perché subisce un tracollo e quindi una sconfitta politica definitiva, almeno in quel momento. Tant'è che poi, sia pure per altre ragioni che magari casualmente saranno emerse in quello stesso periodo, lascia la Sicilia, lascia Niscemi e andrà a Modena. Per la cronaca c'è da dire che questo Bartolo Pellegrino è anche colui che, con la sigla di Rinnovamento Italiano in Sicilia, sarà colui che farà nascere e che farà cadere il governo capo di casa, che è l'unico governo di sinistra nella fase precedente all'elezione diretta dei presidenti che ci siano stati nella regione. E il governo capo di casa, nato a fine del 98 e caduto nell'estate del 2000, nato con il voto decisivo di Bartolo Pellegrino, che decise in questo caso di andare col centro-sinistra, e che poi cade proprio perché lui se ne torna con Cuffaro, con Miccichè e con l'area berlusconiana nell'estate del 2000. Questa è la parabola nella quale incontriamo Vincenza Rando, ma se questa è la sua parabola politica, in quegli anni lei si dà molto da fare, soprattutto con Libera, perché a Niscemi conduce delle battaglie che in qualche modo la pubblicistica definisce come battaglie antimafia: l'occupazione delle scuole anche notturna per vigilare perché c'erano dei vandali, insomma, come se in qualche modo la mafia facesse atti di vandalismo nelle scuole, e quindi su questo viene costruita una narrazione che in qualche modo certamente aiuta le carriere politiche, anche se per carità non è nulla di male, quindi non stiamo dicendo nulla, diciamo, di spregevole, però è la cronaca che registriamo. Su questo costruisce la carriera antimafia. Nel 95, abbiamo visto, è nata Libera, che nel 96 celebra e fonda, cioè il primo anniversario con la manifestazione del 21 marzo, che nella seconda edizione nel 97 si tiene proprio a Niscemi. E Niscemi viene scelta perché ci sono stati dei fatti di cronaca che hanno suggerito questa scelta, ma è soprattutto perché Rando è riuscita ad intrattenere rapporti proprio con il cuore fondativo di Libera, e quindi con Luciano Violante e con Ciotti innanzitutto. Tant'è che Violante, il 25 ottobre del 96, quindi sei mesi prima di questo secondo anniversario della giornata della memoria e dell'impegno, è stato a Niscemi semplicemente per inaugurare una scuola, la scuola Pirandello. E questo fatto purtroppo va agli archivi anche con un grande caso di cronaca, perché in quel caso viene realizzata in modo del tutto abusiva una elipista, proprio per consentire all'improvviso, dall'oggi al domani, che Violante, allora presidente della Camera, possa atterrare direttamente in elicottero sul posto, senza sobbarcarsi magari un viaggio di qualche decina di chilometri dal posto più vicino, e quindi su un terreno di proprietà di altri, all'insaputa dei proprietari, autentiche vittime di questa situazione, viene realizzata una colata di cemento abusiva, peraltro viene realizzata da una impresa in odor di mafia che qualcuno dovrebbe avere incaricato, qualcuno, si presume il comune, non potrebbe essere diversamente. E poi però c'è una riparazione generale quando ci si accorge che tutto è abusivo, tutto è illegittimo, chissà quanti reati sono stati commessi, a un certo punto viene smantellata di notte senza che possa essere utilizzata, e difatti poi Violante deve comunque atterrare nella pista dell'AGP di Gela e raggiungere Niscemi con ovviamente con mezzi autostradali. Questo perché
È una vicenda clamorosa, incredibile, perché qualcuno dovrebbe spiegare, ma finora non l'ha mai fatto. Addirittura tanti anni dopo ci fu una denuncia da parte di esemplari attivisti antimafia, veri, sinceri e autentici di Niscemi, per questo grande mistero. Ci fu una denuncia anche perché nel frattempo c'era un eliporto che era stato realizzato per motivi di soccorso sanitario, ma non funzionava di notte, e allora giustamente i cittadini si battevano, rendiamolo funzionante, così anche di notte c'è questo servizio, ma nel frattempo ci spiegate perché c'è quell'altra elipista abbandonata proprio appunto per queste ragioni misteriose. Quella denuncia non ha mai avuto esito, anzi risulta che un funzionario, anzi un maresciallo, diciamolo, un militare dei carabinieri, un sottufficiale dei carabinieri, è andato a consigliare vivacemente ai proprietari che subirono quella violenza, no, con l'impianto di una pista abusiva nella loro proprietà, a loro insaputa, di non lamentarsi, di non andare avanti con le denunce, perché era meglio così, perché c'erano di mezzo persone potenti, e questa sarebbe la legalità, questo è lo Stato che incrocia alcuni attori e protagonisti della battaglia della legalità. Peraltro, per la cronaca, appunto perché non abbiamo, come dire, nessun preconcetto contro nessuno né alcuna tendenziosità, dobbiamo dire che durante questo impegno politico soprattutto e anche antimafia con Libera e a braccetto di Libera, Ciotti ottiene la cittadinanza onoraria a Niscemi proprio in quegli anni, tante altre vicende che non abbiamo il tempo di raccontare si intrecciano. Bisogna dire che in quegli anni Vincenza Rando denuncia delle azioni intimidatorie contro il suo impegno antimafia. Le cronache ci segnalano in forma di incursione nel suo studio legale, anche se senza danni, senza ulteriori azioni violente, senz'altro, che poi è qualcosa che accadrà esattamente anche a Modena, quando lei, ormai legale, trapiantata a Modena e ovviamente con un grande incarico di responsabilità nel board nazionale di Libera, sarà anche presente e ben visibile, e ogni tanto succede che purtroppo il suo studio legale venga in qualche modo visitato da ladri strani, da ladri intellettuali, così poi lei dice, quando fa una denuncia in pompa magna, c'è una denuncia in occasione della venuta di Ciotti a Modena, proprio lo stesso giorno in cui un articolo, un quotidiano di Modena ha pubblicato un articolo che è esempio di limpidissimo giornalismo, ma che non fece per nulla piacere a Libera, tant'è che presentò una acquerela, ma poi di questo vi parleremo anche. E proprio quel giorno ci sono questi ladri intellettuali che entrano nel suo studio legale, non portano via nulla, semmai avranno letto delle carte, non si sa neanche quali sono, tant'è che poi dopo la denuncia affidata anche alla forza, anche mediatica, di Ciotti, proprio quel giorno in cui c'era questo caso giornalistico, poi vi diremo in cosa consisteva, questa azione finisce nel nulla, tant'è che viene archiviata. Nessuno si cura di capire, ma scusate, se non abbiamo trovato nulla e non siamo riusciti a venire a capo della narrazione di questo elemento, quale sarà la spiegazione? Questo è un punto interrogativo che è rimasto, ma che comunque anche noi possiamo prendere solo come tale, in quanto non ci sono altre notizie che ci possano diradare questo dubbio. Quindi questa è la vicenda siciliana che incrocia Libera, questo è il board di Libera, abbiamo parlato di Vincenza Rando, che è la figura a cui Ciotti da tempo, certamente dal 2015 come suo numero due, ma già dal 2006 come componente della presidenza nazionale, ha delegato molto potere di Libera. E comunque è colei che ha deciso per tanti anni, non so se lo faccia ancora, comunque è da settembre non più, diciamo, nel ruolo formale dentro o Libera, anche se continua a patrocinare le sue cause, come per esempio quella nel Tribunale di Ragusa di cui vi stiamo parlando, nonostante da settembre scorso sia senatrice della Repubblica. Quindi sappiamo che il capitolo querele, cioè le querele che Libera ritenga o non ritenga di fare, è stata materia che Ciotti e Libera hanno delegato a questa avvocata siciliana di Niscemi. L'ha detto Ciotti nel caso specifico, ma poi è emerso anche chiaramente. E allora, siccome Ciotti in dichiarazione alla stampa, una l'abbiamo citata, ma anche nel processo di Ragusa ha detto noi le cause le abbiamo vinte tutte,
come per dire, libera e infallibile. Quindi se noi quereliamo sappiamo che lo facciamo a ragione, tant'è vero che le querele le abbiamo vinte tutte. Al che io, quando mi sono trovato solo dinanzi a questa dichiarazione, ovviamente dovendo prendere sul serio queste affermazioni, ero convinto che chissà quante decine di querele libera avesse fatto, e ovviamente che giustamente le avesse vinte tutte, perché se lo dice Ciotti ci devo pure credere, no? In effetti, solo di recente, Vincenzo Rando, come difensore di parte civile di Libera nel processo di Ragusa di cui stiamo parlando, ma solo proprio nell'ultima udienza, quella che precedette le conclusioni e la sentenza poi di assoluzione nei miei confronti, disse: noi in tutto, noi come Libera, nella intera storia di Libera, abbiamo fatto 4 querele. E allora la cosa è completamente diversa, perché se le querele in tutto sono 4, e anche qui devo prenderlo per buono, l'ha detto in giudizio Vincenzo Rando, poiché tutte e 4 sostanzialmente sono riconoscibili in modo palpabile, perché se fossero state molte di più, vai a capire quali sono, se non ce lo dice Libera certo non possiamo saperlo, oppure se per altre ragioni non sono emerse nella cronaca non possiamo saperlo, ma se sono 4 sappiamo quali sono, perché una certamente è quella contro la Prima TV che è sfociata nella sentenza di assoluzione del Tribunale. Un'altra è quella di Modena, di cui ora vi dirò. Un'altra riguarda un caso che concerne Genova e la Liguria. In questo caso questa è pubblica ed è nota già prima, perché fu oggetto di un comunicato stampa da parte di Libera. Ed è del 2018. A gennaio 2019 succede che Libera acquereli la Prima TV per i servizi del novembre e dicembre 2018. Quando fa la querela annuncia, fa un comunicato stampa, difatti tutta l'Italia, ecco, seppe che Guidotto e Di Natale erano stati querelati da Libera. La stessa Libera, sul proprio stesso sito che è curato da molti giornalisti, aveva pubblicato alcuni mesi prima la notizia che era diventata definitiva, proprio per disposto della Cassazione, la condanna per diffamazione a mezzo stampa nei confronti della Casa della Legalità, che era una realtà associativa di grande e limpido impegno antimafia, perché poi ho potuto scoprire e approfondire, che però era stata querelata da Libera per un articolo che conteneva il racconto di fatti, tantissimi e molto gravi, peraltro sul conto purtroppo di alcune collisioni o collusioni che c'erano state, o contiguità o infiltrazioni che Libera aveva subito da parte di cooperative che andavano a braccetto con i mafiosi in Sicilia, a Corleone. È un articolo lunghissimo, con tante cose gravi e vere. In effetti poi abbiamo visto che la sentenza della Corte di Cassazione ha condannato questa Casa della Legalità e il suo titolare Cristian Abbondanza solo per l'ultima parte, piccolissima, solo per l'ultima delle tante notizie, perché non fu provata, e non fu provata perché la Casa della Legalità l'aveva ripresa da una denuncia di Teleiato, le prove le aveva Teleiato, poi non le produsse, e quindi purtroppo in quel caso fu condannata. Ma tante cose molto più gravi e molto più importanti da conoscere, verificare e approfondire, in effetti sono state ritenute dal Tribunale e poi fino al passaggio della Corte di Cassazione veritiere, o comunque non tali da comportare condanne per diffamazione della Casa della Legalità. Quindi le 4 querele sono: la Prima TV, abbiamo detto, assoluzione; Casa della Legalità, abbiamo detto; Modena, caso Modena, l'ho già accennato poc'anzi, proprio per dire di quell'episodio che accadde proprio quando era calda l'attenzione a Modena, dove sta da molto tempo Vincenzo Rando, dove si è trasferita la sua attività legale e dove ovviamente risiedeva anche nella sua qualità importante di dirigente nazionale di Libera, perché nel 2016 un quotidiano di Modena, Prima Pagina, pubblica un articolo che documenta in maniera oggettiva, documentale, risultata veritiera per filo e per segno, tutti gli incarichi che Vincenzo Rando, come legale, riceveva in via fiduciaria, quindi proprio per scelta personale diretta, da numerosissime amministrazioni pubbliche e da aziende pubbliche partecipate da enti, comuni, eccetera, che hanno tutte in comune la caratteristica nell'Emilia-Romagna dell'essere al 90% espresse da uno stesso partito politico, quello che oggi può essere il PD, anni prima potrebbe essere il IDS o il PDS.
Il che, se dal punto di vista formale, per carità, non pone nessun problema, nel senso che magari c'è la legittimità formale degli atti, però giustamente quell'articolo, in una pagina di grande e limpido giornalismo, era il quotidiano diretto da Giuseppe Leonelli, che fu querelato per questo, riportava, proprio per informare la pubblica opinione di questa situazione, affinché ciascuno potesse valutarne l'opportunità o meno. E perché l'opportunità o meno? Perché se un legale, che tutti conoscono per essere quasi un brand di Libera, né il responsabile degli affari legali, né il numero due come vice 18, Vincenzo Arando, riceve per scelta fra i tantissimi avvocati che ovviamente ci sono una serie di incarichi, addirittura viene nominata nella fondazione bancaria della Cassa di Risparmio di Modena, viene incaricata addirittura per fare chiarezza tra la legislazione regionale e quella nazionale in tema antimafia, e lì sono decine di migliaia di euro, e complessivamente sono incarichi per centinaia di migliaia di euro di vario genere, per varie consulenze, anche le più disparate, ma che hanno in comune quello di provenire da un potere politico ben preciso, che quasi da solo muove la pubblica amministrazione, con cointeressenze, porte girevoli e scambi di ruoli che ci sono fra persone impegnate nella politica e in quel partito, persone che dispongono della spesa pubblica in quanto provenienti da quel partito, e persone che magari, per afflato ovviamente civile e sociale, sono impegnate anche con incarichi dirigenziali in Libera. Ora, in una fase storica nella quale sappiamo benissimo come le mafie sono tali, non perché fanno le attività tradizionali di 60 anni fa, ma perché soprattutto vanno dove c'è la spesa pubblica, dove ci sono i soldi pubblici, e cercano di infiltrarsi, di fare affari, di colludere con burocrati, con politici, con pubblici amministratori, e di infilarsi esattamente nella borsa della spesa pubblica. Ora, se anche è tutto limpidissimo che questi incarichi possono essere concessi ad un altissimo responsabile di Libera, ma come potrà mai Libera avere totalmente gli occhi e le mani libere nel vigilare e nel fare le pulci a quelle mafie che utilizzano quei cordoni e quella leva della spesa pubblica? Può darsi che Libera ci riesca, può darsi che Rando ci riesca, non lo sappiamo, ma è giusto che si abbia notizia di questa situazione affinché ciascuno possa valutarla. È una pagina di altissimo giornalismo nella quale si è fregiato questo quotidiano di Modena. Pum, querelato da Ciotti, da Rando, che ovviamente ha deciso materialmente, e da Libera. Peraltro, brevemente vi diciamo un po', parzialmente c'è già una conclusione di questa vicenda. Non c'è ancora la sentenza che veda imputato Leonelli, quindi dopo tanti anni, stranamente, c'è una sorta di insabbiamento, no? Di immersione di questo fascicolo, per cui prima o poi speriamo che una sentenza ci sia. Noi non abbiamo dubbi su quale possa essere, però c'è un risvolto ancora più importante. Il giorno dopo la pubblicazione di questo articolo da parte del quotidiano di Modena, il responsabile provinciale di Libera di Modena, Maurizio Piccinini, fece una dichiarazione pubblica in cui disse: chi attacca Vincenzo Arando è oggettivamente al fianco delle mafie. Allora, questo dirigente di Libera, allora referente provinciale di Libera Modena, oggi nel 2023 fa parte del comitato etico, ripeto l'aggettivo, comitato etico di Libera Nazionale, da una parte liquidò come attacco a Rando quello che era un articolo contenente notizie vere, sacrosante, di pubblico interesse, e dall'altra gli diede del mafioso solo perché aveva osato fare il giornalista, l'ottimo, limpido e bravo giornalista. Ovviamente Leonelli querelò questo Piccinini per essere stato definito mafioso. Certo, incredibilmente, e qua dovremmo riflettere anche cosa sono certi settori della magistratura, il primo PM a cui capitarono entrambi i fascicoli decise di procedere contro il giornalista e chiese l'archiviazione nei confronti di Piccinini. Per fortuna, ogni tanto c'è un giudice a Berlino, il GIP disse no, ordinò l'imputazione coatta, quindi nacque un procedimento per diffamazione anche nei confronti di Piccinini. Questo è andato a conclusione, peraltro di recente, solo quest'anno.
A gennaio del 2023, Maurizio Piccinini, allora referente provinciale di Libera Modena, oggi componente del Comitato Etico Nazionale, è stato condannato dal Tribunale per diffamazione a mezzo stampa per avere dato del mafioso ad un giornalista che aveva scritto il vero e che aveva disturbato Vincenzo Rando. Questo è lo stato delle cose. Ovviamente attendiamo la sentenza per quanto riguarda l'altro aspetto, cioè il giudizio su Leonelli come giornalista, che noi siamo certi è stato un ottimo giornalista che va premiato, ma in ogni caso vedremo cosa dirà il Tribunale. E allora, delle quattro querele che solo di recente, il 15 maggio scorso, in occasione dell'udienza di Ragusa, abbiamo scoperto in assoluto essere state fatte da Libera in tutta la sua storia, tre le abbiamo già perfettamente focalizzate, che sono quella alla Prima TV, assoluzione nei miei confronti, quella alla Casa della Legalità di Genova, vi ho già spiegato, quella di Modena, di cui attendiamo la sentenza quanto prima, ma certo non si può dire allo Stato che Libera l'abbia vinta, l'altro aspetto ve l'ho già raccontato, ma aspettiamo anche questo. La quarta, per esclusione, che è l'unica altra che troviamo nella pubblicistica corrente, è una querela che Ciotti e Libera presentarono contro un magistrato, Catello Maresca. Catello Maresca è un singolare magistrato, peraltro noto alle cronache per tutt'altri motivi, perché oggi, nel 2023, si trova singolarmente ad essere una persona che nello stesso tempo è consigliere comunale a Napoli, quindi un politico in attività nel centrodestra a Napoli, e è contemporaneamente magistrato in servizio come consigliere della Corte d'Appello di Campobasso, appena 100 km di distanza da Napoli. In effetti la legge pare che non lo impedisca, è sorto un caso, se ne è discusso, però lui è in carica in entrambi i ruoli. Ma come magistrato ha anche un ottimo pedigree, perché è un magistrato importante, anch'egli si fece notare come pubblico ministero nella lotta alla camorra dei casalesi, fu l'autore, l'artefice dell'arresto del boss Michele Zagaria, e comunque nel 2016 egli rilascia un'intervista a Panorama nella quale esprime delle critiche abbastanza dure nei confronti di Libera. Possiamo dire in generale che ricalcano la stessa falsa riga, no? Forse anche in maniera più pesante, laddove prospetta delle contiguità in modo un po' più forte. Fa questa intervista a Panorama, le ribadisce anche dopo la minaccia di querela da parte di Ciotti, in effetti poi ci sarà anche la querela, le ribadisce ancora per un anno in una ulteriore dichiarazione alla stampa, addirittura gli va in soccorso perfino Gabrielli, che è stato procuratore nazionale antimafia e anche capo della polizia, il quale dice sostanzialmente: ma se qualcuno fa queste dichiarazioni come quella fatta da questo magistrato, non è che Libera si deve offendere, anzi serve proprio a segnalare la necessità della vigilanza rispetto al fatto che dove ci sono i soldi, e oggi ci sono soldi e interessi nell'uso sociale dei beni confiscati alla mafia, ci sono anche mafiosi che si travestono da antimafia per fare affari, e quindi Libera deve stare attenta e quindi deve anzi apprezzare queste critiche. In ogni caso, dopo un anno, Catello Maresca, per sua scelta, decide di fare una lettera di chiarimenti che determina una remissione della querela, e quindi anche quel caso si chiude. Ma su queste lettere di chiarimenti o di scuse, perché c'è un diverbio e soprattutto io un chiarimento che devo fare, ci devo tornare seppure brevemente in conclusione. Quindi solo per dirvi che Ciotti ha pubblicamente dichiarato, sia alla stampa e perfino nel processo: noi le cause le abbiamo vinte tutte, come per dire siamo infallibili. Allora, queste tutte sono in tutto quattro. Di queste quattro non è affatto vero, perché possiamo dire che abbia vinto quella contro la Casa della Legalità di Genova, sì, diciamolo, ma per un centesimo del contenuto dello scritto. Certamente finora non l'ha vinta contro la Prima TV, poi magari chissà, magari ci sarà una procura che farà appello e chissà, magari ci sarà un ribaltamento, lo vedremo, ma certo oggi non si può dire che l'abbia vinta. Non l'ha vinta certamente a Modena, dove anzi il suo dirigente è stato condannato al contrario per diffamazione a mezzo stampa, per avere dato del mafioso in reazione al giornalista che aveva invece scritto la verità. Ora aspettiamo la sentenza sul conto del giornalista. E poi c'è quella, questo magistrato Catello Maresca, che però si è risolto nel nulla in una remissione sulla base di una lettera di chiarimenti.
Su questo punto allora cerchiamo subito di chiarire e fare anche un'operazione verità che poi va estesa anche ad altri aspetti tematici, sia nel caso della Prima TV, perché abbiamo con certezza la conoscenza formale ovviamente della posizione di Vincenzo Guidotto, sia nel caso di Catello Maresca, no, il magistrato di cui abbiamo parlato. Libera si vanta sempre di aver ricevuto lettere di scuse e sulla base di queste di avere fatto remissione di querela. Libera è libera ovviamente di interpretare le lettere come vuole, ma in quella di Guidotto, ma anche in quella di Maresca, che è pubblica e che conosciamo, non c'è mai una sola volta la parola scuse né un concetto simile. C'è la parola chiarimento, fraintendimento, equivoco e quindi rammarico, dispiacere se si è intervenuto un equivoco o un inconveniente di questo tipo, ma non c'è mai la parola scuse né c'è mai la rettifica oggettiva di quanto da Maresca e da Guidotto in questi due casi è stato detto. Semmai con grandi parole, per carità, di rispetto e anche di deferenza e di riconoscimento, il chiarimento che evidentemente si è reso necessario da parte degli autori di questi chiarimenti sulla base del fatto che io ho detto questo, e Guidotto peraltro non ha fatto altro che dire libera deve parlare perché altrimenti poi ognuno può equivocare, no? E quindi il chiarimento sul fatto che queste parole magari qualcuno al di fuori del testo e della lettera delle parole possa aver interpretato diversamente, ma non ci sono scuse assolutamente, eppure il concetto di scuse dovrebbe essere ben noto, per esempio, a Pio Luigi Ciotti, il quale addirittura una parola perfino più forte e più radicale delle scuse l'ha utilizzata, peraltro autografamente, in una maniera netta, documentale e assoluta, peraltro questa anch'essa pubblica, in una vicenda giudiziaria che poi è finita nel nulla in una remissione di querela, ma che comunque ha coinvolto altri aspetti della vita di Libera, perché, per carità, magari con tutto l'agire a fin di bene, cioè da parte di Ciotti, a un certo punto è successo che un dipendente di una cooperativa, comunque un lavoratore che Ciotti aveva avviato nelle attività di Libera, ad un certo punto, secondo quello che si può ricostruire documentalmente dai fatti, ha forse osservato, eccepito alcunché perché voleva essere messo in regola, non voleva continuare in quello che lui riteneva essere un lavoro in nero, e a un certo punto in un incontro Ciotti lo prende a pugni, a schiaffi e a calci. Questa violenza è da lui stesso riconosciuta, tant'è che poi gli scrive una lettera, ecco, quella sì di scusa, perché addirittura gli chiede perdono per questo episodio increscioso che è accaduto. Poi per la cronaca diciamo anche che tempo dopo comunque il lavoratore fece una querela per questa violenza, ma poi la querela fu successivamente rimessa, quindi non c'è stato uno strascico, magari non ci sarà nulla da obiettare a Ciotti, ma l'episodio è successo, non c'è dubbio, e la lettera autografa di Ciotti è lì a dimostrarlo, con il concetto del chiedere perdono, che possiamo laicamente tradurre in una richiesta di scuse, mentre né per Catello Maresca né per Guidotto, sappiamo ovviamente quello che diciamo, mai è stata utilizzata dai querelati la parola scuse per ottenere la remissione di querela. Questo è un punto di verità che va detto, come altri punti di verità vanno qui riaffermati. Un aspetto è molto importante, e qui dobbiamo tornare ad Antonio Calogero Montante. L'abbiamo tralasciato perché a un certo punto ovviamente la vicenda è molto complessa e articolata, possiamo raccontare alcune cose, non certamente tutte, ma questo aspetto va assolutamente trattato e precisato. Antonio Calogero Montante, dentro quella grande scalata al potere che conduce nel modo che vi abbiamo raccontato, a dicembre 2014 viene nominato nel direttivo dell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati alla Mafia. È una realtà dello Stato che ha in cassaforte potenzialmente decine di miliardi di beni come valore economico, perché sono tutti beni sequestrati e confiscati alla mafia, che questa agenzia deve gestire o comunque deve farci qualcosa. Purtroppo sono in gran parte beni abbandonati perché l'agenzia, lo Stato non sono in grado di gestirli tutti. Tant'è che nella sua storia l'agenzia ha cercato di trovare un modulo, una modalità anche più appropriata per cercare di non disperdere questo valore. In uno dei momenti del dibattito su questo tema, in occasione di uno dei rinnovi,
spunta fuori il nome di Montant. La casualità, anche beffarda, ha voluto che questa nomina venisse fatta quando da 6 mesi e forse più Montant era indagato per concorso in associazione mafiosa. È il governo Renzi che lo nomina, siamo a dicembre 2014. Le cariche di questo direttivo sono così articolate. Una figura viene scelta dal procuratore nazionale antimafia, può essere anche egli stesso o una persona che gli delega. Una dal ministro della giustizia, una dal ministro dell'interno, due di concerto tra ministro dell'interno e ministro dell'economia e della finanza e uno dal presidente del consiglio dei ministri o dal ministro per la coesione sociale. Queste sono le cariche, quindi parte l'iter con firme e controfirme. Il 1 dicembre 2014, ripeto, già da maggio-giugno Montant era indagato per concorso in associazione mafiosa, ministro dell'interno Angelino Alfano, quello che era genuflesso a Montant nel governo Renzi, fa queste nomine e una di queste nomine riguarda proprio Antonio Calogero Montant. Sarà stata una casualità, magari sarà vero che Angelino Alfano non era a conoscenza del fatto che Montante fosse indagato per mafia, lo dichiarerà in audizione alla Commissione regionale antimafia di Claudio Fava e gli dice: io l'ho scelto con convinzione perché credevo che fosse la persona adatta, certo se avessi saputo che era indagato per mafia non l'avrei fatto. Invece una persona che con certezza sapeva che Montante fosse indagato per concorso in associazione mafiosa era Pio Luigi Ciotti, il quale, vi ricordate quello che abbiamo raccontato all'inizio, quando soltanto a gennaio 2019 per la prima volta dice pubblicamente: noi abbiamo espresso delle perplessità allora al governo Renzi, ma non ci ascoltarono perché ritenevamo quella nomina inopportuna. Allora, da premettere che la nomina si perfeziona tra il 1 dicembre 2014 e il 27 gennaio 2015, proprio per via delle tante firme che dovevano unirsi in questo iter complesso e articolato che abbiamo detto. Però in quel periodo sappiamo storicamente con certezza che Ciotti era a conoscenza delle indagini nei confronti di Montant. Ci si può chiedere: ma che c'entra Ciotti? C'entra perché è lui stesso a raccontare nel processo di Ragusa che il 10 di dicembre va a Palazzo Chigi, o di sua iniziativa comunque perché fu invitato, proprio per esprimere un suo parere su quell'iter di nomina delle figure nel direttivo dell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati alla Mafia. Lui questo lo racconta soltanto per la prima volta nel 2021 nel processo di Ragusa e la racconta così, il che è coerente anche con la dichiarazione alla stampa del 2019, sia pure appena accennata. Ci chiesero dal governo Renzi cosa io pensassi, cosa Libera pensasse di questa nomina e, racconta Ciotti, io dissi che non era opportuna perché, importante questo, il modello dell'agenzia con un prefetto a capo non andava bene e quindi noi dicemmo che non eravamo d'accordo. Ma questa dichiarazione di Ciotti va presa in tutta la sua incoerenza logica perché proprio il modello di governance dell'agenzia con a capo un prefetto era il modello che con la nomina di Montante si voleva modificare. Quindi se Ciotti non voleva il modello con a capo il prefetto, allora è esattamente dalla stessa parte di Montante, la cui designazione serviva proprio a questo, mettere un manager, sia pure insieme a tutte le altre figure di garanzia, e non più un prefetto a capo dell'agenzia. Quindi non torna assolutamente, anche perché per esempio Ciotti né nel processo né mai dirà perché invece non fece presente che quella nomina poteva essere inopportuna, visto che almeno a lui, sia pure riservatamente, risultava con certezza che fosse indagato Montante per concorso in associazione mafiosa. Un'altra motivazione che in maniera inconferente Ciotti adduce è che poi in ogni caso non era adatto perché era uno che faceva 53.000 cose, ma questo non c'entra nulla. Quindi da una parte Ciotti ci fa sapere anni dopo che disse che non era d'accordo ma perché non voleva un prefetto a capo e quindi Montante avrebbe dovuto stargli bene, non dice mai che non gli piaceva perché era indagato per mafia, pur sapendolo, e soprattutto non c'entra nulla il fatto che facesse 53.000 cose, perché questo attiene ad un giudizio completamente diverso e quindi inappropriato rispetto al tema. Questo perché
del processo montante in Corte d'Appello a Caltanissetta nell'udienza del 13 giugno del 2021 e poi con una dichiarazione alla stampa del legale di montante Carlo Taormina successivamente emerge un'altra verità. Noi la segnaliamo solo affinché ciascuno possa valutarla. Emerge il fatto che Montante racconta questo. Intanto Montante apprezzava molto la modalità di gestione dei beni confiscati alla mafia da parte di Libera e di Ciotti. Ne è stato sempre un convinto sostenitore, lo ha sempre detto, senza mai cambiare idea peraltro in questo, anzi era ammirato da come Libera facesse fruttare i beni confiscati alla mafia. Solo che Libera gestiva soltanto i beni, quelli che gli erano stati assegnati. L'intera galassia di Libera complessivamente ne ha 867, ma sono migliaia e migliaia i beni e molti sono abbandonati. Solo che i beni sono quelli in agricoltura, quelli di Libera, mentre in tanti altri settori, dall'edilizia ad altri, ci sono beni abbandonati dove non c'è un'altra Libera capace di saperli gestire così bene. Quindi Montante era attratto dal modello Ciotti e Montante dice: fu Ciotti ad invogliarmi a farmi nominare nel direttivo dell'agenzia. Tant'è che quando io fui richiesto formalmente, accettai con riserva, feci un progetto, lo esposi, lo feci vedere allo stesso Ciotti, il quale mi disse: vai avanti, ci sta bene. Quindi la verità è completamente diversa, o almeno in questo caso la verità di Montante, ma che comunque trova anche questi riscontri logici che abbiamo richiamato, è completamente diverso da quella che racconta Ciotti. Probabilmente lì c'è un elemento che ha determinato questo cortocircuito, che è il fatto che Montante era indagato per mafia. Non tutti lo sapevano, ma Ciotti lo sapeva, ed è per questo che a un certo punto, come dire, le strade si separano, nonostante non avessero motivo di separarsi, perché fino al punto che vi abbiamo descritto Ciotti e Montante sembrano, per la documentazione in nostro possesso, totalmente d'accordo. Forse ci sarebbe stato, ma dopo, un punto di divergenza. Perché mentre sul modello di gestione erano d'accordo, poi mentre Ciotti comunque era per il no assoluto ad una vendita dei beni, qualora non si riuscisse a gestirli, invece Montante era per la gestione esattamente con l'impostazione di Ciotti, ma qualora non fosse stato possibile gestire tutti i beni, piuttosto che e farli marcire, alcuni beni avrebbero dovuto essere venduti. Ma questo è un dibattito che ha separato anche figure, per esempio, dello stesso mondo. Tra magistrati ci si è divisi, tra figure anche della stessa ispirazione culturale, e quindi in ogni caso era un dibattito più che legittimo, più che corretto, che non significa che qualcuno avesse ragione e qualcun altro avesse torto, mentre non ha alcuna sostenibilità logica la versione di Ciotti a proposito del fatto che espresse quelle riserve al governo Renzi, ma non ci presero sul serio. No, anzi, probabilmente se lui avesse fatto il passo che non fece, quello di dire: scusate, anche se non è pubblico, ma io l'ho saputo in qualche modo, l'avrebbe potuto dire, che c'è questa indagine per mafia nei confronti di Montante, forse è opportuno che ovviamente non si nomini affatto, non si nomini e basta. Invece questo non lo fece. Non l'ha fatto mai, ma non l'ha fatto neanche quando, nel processo di Ragusa del 2021, dovendo raccontare a modo suo la storia, non fa nessun riferimento a questo tipo, ma cita soltanto aspetti e temi che sono totalmente inconferenti e inappropriati. A proposito di verità, un altro dato. Poc'anzi ci siamo imbattuti nei diari di Montante, abbiamo visto, ci vorrebbe un'apposita trasmissione solo su questo, però abbiamo già detto che alcune volte ricorre Ciotti nelle frequentazioni. Per esempio, i dati più eclatanti sono: e 4 volte in occasione di donazione delle famose biciclette, che poi erano anche queste una grande impostura, chiamiamola industriale, no? Da parte di Montante nell'ambito della sua narrazione, dello storytelling, purtroppo a cui speriamo in buona fede prestò anche la sua condiscendenza perfino un grande scrittore come Camilleri, quando scrisse Il falso in una prefazione al libro La volata di Calò, in cui si raccontava delle gesta delle biciclette Montante di diverse generazioni fa, biciclette famose vendute addirittura alla Real Casa e all'Arma dei Carabinieri nel Sud, semplicemente non esistevano. Però lui, quando costruisce questa narrazione, questa impostura, vuole abbellirla anche con queste cose, e alla fine
nella prefazione a questo libro, Andrea Camilleri racconta di quando un ragazzino appena diciottenne, sotto le bombe, dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia, riesce a salvarsi dovendo informare il padre di cui non aveva notizie, grazie al fatto che inforca una bicicletta montante che era nettamente superiore per qualità e resistenza a quella di tutte le altre, e può percorrere il tratto Serra di Falco, Porto Empedocle con questa bicicletta, e quindi arriva a destinazione, altrimenti non ci sarebbe riuscito. Magari sarà vera la sua idea di racconto, però le biciclette montante semplicemente non esistevano. Chiudendo la parentesi, ideare di montante, quattro volte quando lui crea e soltanto nel 2011 comincia a fare costruire queste biciclette per VIP di grande pregio, quattro volte le fa donare a Libera e a Ciotti, proprio con la motivazione, lo segna nel diario, perché sono vicini a Libero, perché sono vicini a Ciotti, perché Ciotti fa fruttare i beni confiscati alla mafia. Sono donazioni, biciclette che pare avessero il valore di 3.300 euro ciascuna, il cui poi ricavato va a Libera. Nulla di, per carità, di deplorevole, ma nel momento in cui ovviamente anche così in perfetta buona fede e a fin di bene si acquisisce un debito morale, cioè rispetto a personaggi della fattezza di montante, poi bisogna fare i conti, e in ogni caso il fare i conti non significa restare per anni in silenzio perché si è imbarazzati, bisogna avere il coraggio di dire non ho fatto nulla di male, anzi ho preso le biciclette di montante, le ho destinate a fini benefici e adesso questo non mi deve impedire di prendere atto delle cose nuove che prima non sapevo sul conto di montante. Traduciamo, lo dico tanto per intenderci. L'altra e ultima annotazione sui diari che riguarda Ciotti, semplifichiamo, ce ne sarebbe ancora un'altra, un pranzo nell'azienda di Montante ad Asti, in cui sostanzialmente Montante, dalla ricostruzione storica che sappiamo, riceve una raccomandazione in favore della figlia dell'addetto alla scorta di Ciotti. A quel pranzo si presenta Ciotti, c'è Montante con il prefetto di Asti e con quella che era l'assessore del governo Crocetta, Linda Vancheri, ma anche segretaria personale molto vicina a Montante. Se anche lì, per carità, a fin di bene, Ciotti avesse voluto cercare di propiziare la ricerca di un posto di lavoro per la figlia del proprio addetto alla scorta personale, certo anche questo è un modo del tutto inappropriato di indebitarsi anche solo moralmente nei confronti di un soggetto che si segna tutto e che poi pretende la controprestazione di tutto, perché questi è Montante, i diari documentano molto spesso questo, tanti favori che fa, e ne fa tanti proprio perché, se mai poi potesse avere bisogno, lui chiede, a volte pretende, a volte impone, e per una realtà limpidissima quale deve essere Libera, certo questa non è stata sicuramente una bella trovata, sia pure, per carità, con tutte le attenuanti morali e della finalità benefica che uno può innocentemente ritenere di perseguire, anche se poi c'è anche da considerare che tante persone cercano un posto di lavoro e non è che tutti hanno la fortuna o la casualità, no? Di persone influenti, potenti e importanti come in questo caso. E ancora andiamo verso le conclusioni, sempre nell'ambito dell'operazione Verità c'è da parlare anche di un altro elemento, perché in questo processo di Ragusa che vi abbiamo un po' sullo sfondo raccontato, ci sono stati capitoli molto importanti, ma non tanto ai fini della verità processuale o della sentenza, ma anche in generale proprio come spaccato di conoscenza. Ci sono stati come testi Sighifrido Ranucci e Paolo Mondani di Report, citati da me, e c'è stato anche Attilio Bolzoni. Avevo citato anche Franco Latorre, ma in questo caso questo test non fu ammesso dal Tribunale, mentre Bolzoni, Ranucci e Mondani sono venuti e hanno deposto, dando il loro contributo di verità e di giustizia. E fin dall'esame di Bolzoni, che fu il primo dei testi, emerse chiaramente, anche per quanto detto molto bene da Bolzoni, con un contributo molto importante che adesso non c'è il tempo qui di riassumere, fece presente una cosa che è bene che tutti conoscano e che possano prendere senza preconcetti per quello che è. La domanda che si faceva a Bolzoni, che espresse anche nel processo, ma perché Libera non si costituì parte civile nel processo Montante? Per processo Montante stiamo parlando del processo Montante che è già giunto alla imminenza della sentenza di Cassazione. E quello che ha visto Montante già condannato in primo grado, 14 anni di reclusione con rito abbreviato,
secondo grado 8 anni di reclusione, sempre con rito abbreviato, ci sarà la Cassazione. Ma poi c'è il processo Montante 2, quello che riguarda sempre Montante, più che altro in relazione alla vicenda del governo Crocetta, che è appena cominciato, e poi ci sarà l'indagine per concorso in associazione mafiosa, di cui ancora non si hanno notizie certe né sviluppi processuali definitivi. Questo processo con rito abbreviato, che fu veloce, tra parentesi bisogna dire che quando all'esito di questo processo, il 10 maggio del 2019, Montante viene condannato a 14 anni di reclusione per associazione per delinquere e tanti altri reati, ancora dopo questa sentenza Ciotti e Libera non dicono una parola. Sulla sentenza, su questa condanna, su questa prima condanna non dicono nulla. Tenete presenti le cose che abbiamo detto a proposito del silenzio e di quella intervista a Meridio News. Quindi, quando comincia questo processo, il dibattimento comincia a novembre 2018, l'arresto era stato a maggio. Lì, ovviamente, Libera ha dovuto scegliere se costituirsi o no parte civile e scelse di non costituirsi. Borzoni ha rilevato questa cosa e sia Ciotti nel processo di Ragusa, sia Vincenza Rando, proprio per il ruolo che riveste, e non è soltanto colei che fece la querela alla Prima TV, è anche colei che ha difeso in giudizio come parte civile Libera in questo stesso processo, hanno dato questa spiegazione. L'avremmo fatto, ma non lo abbiamo potuto fare perché nello statuto di Libera prima c'era solo la previsione di costituirsi parte civile soltanto nei processi per mafia. Questo era un processo per associazione per delinquere semplice e vero è che nel 2015 avevamo cambiato lo statuto, ma i fatti oggetto del processo erano precedenti e quindi in ogni caso non avremmo potuto costituirci. Io stesso dissi subito in quello stesso processo che questa motivazione non era né logica né giuridicamente conferente, perché non c'entra nulla che i fatti devono essere accaduti prima rispetto ad una legittimazione a costituirsi o no in giudizio. Sono altri i criteri, questa specie di principio invocato in maniera un po' sconclusionata sarebbe quello della irretroattività della legge penale, il famoso secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione, per il quale nessuno può essere condannato se non sulla base di una legge che fosse vigente quando ha commesso il reato, quando ha commesso il fatto. Qua non c'entra nulla, non si tratta di condannare nessuno, ma di stabilire se o no possa stare in giudizio come parte civile un certo ente, un certo soggetto. Tanto è vero che quando comincia il processo Montante 2, ed è quello del quale stiamo parlando, che comincia molto più recentemente, siamo nel maggio 2022, ed è quello che chiama in causa Montante soprattutto in relazione alle vicende del governo Crocetta, nel maggio 2022 Libera si costituisce. Eppure i fatti oggetto di quel processo sono tutti anteriori al 2015. Quindi, se mai fosse stato vero che Libera non poteva costituirsi nel processo Montante 1, perché i fatti oggetto del processo, cioè i reati commessi da Montante e dagli altri, erano precedenti al 2015, quando Libera cambia lo statuto, ciò sarebbe ugualmente vero per il processo Montante 2, quando, ma nel frattempo sono passati 3 anni, perché siamo al 2022, Libera questa volta, con occhi nuovi, con mente diversa, decide di costituirsi. Vero è che sarà esclusa e che la sua costituzione non sarà ammessa, ma le motivazioni per cui è stata esclusa non c'entrano nulla con quel cambiamento di statuto, perché l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che respinge questa costituzione, che esclude quindi Libera, sono di altro genere e prescindono dalla modifica statutaria, perché sostanzialmente, traduco banalmente e sommariamente, siamo proprio alla fine, cosa dice il giudice? Non basta che sia scritto nello statuto che un soggetto preveda di costituirsi parte civile in questo processo, in quest'altro e in quest'altro ancora, cioè non basta allargare le maglie della elencazione dei reati. Occorre che il reato oggetto del processo nel quale ci si vuole costituire rappresenti la lesione di un bene che è la ragion d'essere della stessa associazione, in questo caso di Libera. Cioè che Libera nel 2015 abbia cambiato lo statuto non basta.
libera in tutta la sua vita, ha dimostrato di operativamente adoperarsi contro i reati di mafia e per la difesa delle vittime dei reati di mafia. Ci deve essere l'immedesimazione tra questo ius propri, questa ragion d'essere e la finalità specifica perché sia ammissibile la Costituzione. Nel 2015 invece libera così a freddo, dopo 20 anni di attività tutta concentrata nella lotta contro i reati di mafia, cosa aveva fatto? Aveva allargato l'elenco e aggiunto ai reati di mafia l'associazione per delinquere semplice, lo scambio politico mafioso, i reati di corruzione, tutti i reati strumentali commessi per favorire quello di corruzione, addirittura reati ambientali, i reati di violazione dei diritti umani. Questa elencazione suppletiva, se mai fosse bastata, e non basta proprio perché il Tribunale ha detto quello che io ho riferito, sarebbe stata tranquillamente utilizzabile anche nel processo Montante 1. Non è bastata per quest'altra ragione e del resto che non avesse alcuna logica sostenibilità. La giustificazione di Libera è provato da un'altra cosa. Libera si è costituita ed è stata parte civile in tanti processi che riguardano reati commessi ben prima della sua stessa nascita. Perché poc'anzi abbiamo citato lo statuto come fonte legittimante, no, della possibilità di costituirsi. Bene, ma se noi andiamo alla nascita stessa dell'associazione, semmai fosse congruente e logicamente sostenibile il criterio che i reati non devono essere stati commessi prima, e a maggior ragione non possono essere stati commessi prima che l'associazione esistesse e nascesse. Libera nasce nel 95, eppure è stata regolarmente parte civile nel processo sul delitto di Mauro Rostagno, accaduto nell'88, nel processo sulla trattativa Stato-mafia, reati commessi nel 92 e nel 93, per esempio fra i tanti nel processo sulla uccisione del poliziotto Nino D'Agostino e della moglie Ida Castelluccio a Villa Grazia di Carini nell'89, la vicenda che, tanto per capirci, ci porta alle famose fattezze di quel agente dei servizi segreti, il poliziotto con la faccia da mostro. Quindi, se Libera nasce nel 95, può essere parte civile nei processi in cui ci sono reati commessi prima, certamente, può esserlo anche, qualora ve ne siano tutte le altre condizioni, anche per i reati commessi prima della modifica statutaria. Questa non bastava, ma questo tradisce, come dire, la non limpidezza, la non chiarezza di Libera, proprio nella motivazione che fu data a giustificazione della mancata costituzione del processo Montante 1, poi magari sarebbe stata esclusa per le ragioni che ho detto, ma comunque Libera non si costituì proprio, quindi per quanto dipendeva da Libera ci fu questo spettacolo, certo poco gradevole e poco incoraggiante, nell'ambito di tutto quello che abbiamo detto, i silenzi, le omissioni, le reticenze, i mancati chiarimenti e tutto quello che sappiamo, che certo non hanno contribuito a scrivere una bella pagina di Libera. Tutto ciò è materia di grandissimo interesse pubblico. Tutto ciò deve essere conosciuto proprio perché Libera è nata nel modo che abbiamo detto, svolge una missione sociale importante che non può dispiegarsi in silenzio, magari con la buona volontà di qualche persona o gruppo di persone, ma al contrario deve essere un fiume impetuoso di popolo, un movimento di limpida coscienza civile che deve vivere sulla coerenza e sulla limpidezza degli atti. E quindi Libera ha bisogno di una informazione la più chiara, la più intensa, la più precisa, la più critica. Ovviamente non solo Libera, tante altre manifestazioni della vita pubblica hanno lo stesso bisogno, ma Libera esattamente come questa, perché per quanto sia un'associazione privata, è un'associazione di promozione sociale che percepisce soldi pubblici, che espleta un grande mandato importante, una missione fondamentale che è altissimamente pubblica e quindi si deve svolgere sotto gli occhi di tutti e quindi attraverso il controllo, la vigilanza, anche il sostegno e la partecipazione critica di tutta la pubblica opinione e ovviamente della stampa, ma non solo della stampa, e di tutti i soggetti che possono, attraverso il meccanismo della partecipazione democratica, dare un proprio contributo. Quindi ci è dispiaciuto molto, siamo rimasti molto sorpresi, sono rimasto scioccato da questa querela di Libera, peraltro annunciata, come dicevamo, in un comunicato stampa
che peraltro tradiva anche uno strafalcione incredibile, perché riportava un refuso che è lo stesso refuso utilizzato per un altro comunicato stampa, che era quello che ovviamente vedeva libera congratularsi con se stessa per il fatto che era diventata definitiva con l'ordinanza della Corte di Cassazione la condanna della Casa della Legalità. Un refuso ci ha raccontato, senza tema di smentite, che uno stesso virgolettato di Vincenzo Rando veniva utilizzato in copia e incolla in serie in una vicenda o nell'altra indifferentemente, perché tanto c'era libera lì dall'alto di non si sa bene quale postazione a irrogare il suo verbo e la sua verità. Una verità assolutamente falsa e fallace, perché le abbiamo vinte tutte e abbiamo capito che tutte queste cose vinte finora è soltanto quella parzialissima sentenza sulla Casa della Legalità, le altre sono tutte da vedere, alcune sono lettere di chiarimenti e non di scuse, l'abbiamo capito, tante altre invece finora sono state perse, non vinte, e soprattutto, al di là del vincere o perdere, è assurdo in tutti questi casi che Libera, anziché spiegare, anziché parlare, anziché recuperare e superare i silenzi, le debolezze, le reticenze, non diciamo chiedendo scusa, ma almeno avesse cambiato registro e quindi messo la pubblica opinione nella condizione di sapere e di capire, e quindi cancellato questo contesto nel quale giustamente nascono le critiche, e se alle critiche corrisponde il silenzio, ovviamente non si va certamente verso la verità, perché il silenzio non aiuta mai la verità. E in questo senso vogliamo proprio chiudere definitivamente con le parole di Ciotti. Sono parole che Ciotti ha pronunciato proprio a Ragusa, scegliamo anche questa città da questo punto di vista per assonanza, nel 2010, quando nel 38esimo anniversario della uccisione di Giovanni Spampinato, in una manifestazione a lui dedicato, Spampinato il grande giornalista ucciso perché scriveva la verità, Ciotti in quell'occasione pronunciò parole proprio a tutela della importanza della verità da gridare anche dai tetti. Fu un attacco contro il silenzio, perché la democrazia per vivere ha bisogno di informazione. Potremmo anche citare testualmente queste parole, se in questo momento magari l'appunto che abbiamo in questo momento ce lo propongono, ma purtroppo non è così, e quindi il concetto è netto e chiaro, sono parole rintracciabili. Ciotti a Ragusa esorta a gridare la verità dai tetti, auspica la informazione in ossequio all'articolo 21 che osanna ed esalta, e quindi sostanzialmente respinge e non accetta il silenzio. Ci dispiace che le cose siano andate diversamente, ma del resto la stessa cosa troviamo nell'ambito, per esempio, delle parole pubblicamente utilizzate in maniera opposta a seconda delle sedi in cui ci si trova, da parte anche di Vincenzo Rando, la quale per esempio è stata nel pool di difesa di un giornalista querelato per avere dato, per avere usato un insulto contro un mafioso post mortem. È un'espressione che riportiamo solo per precisione letterale, anche se si tratta di un linguaggio totalmente diverso ed estraneo da quello che ci è abituale, ma lo diciamo solo per completezza. Dopo la morte di un boss mafioso, tale Agate, il giornalista Giacalone lo definisce e lo scrive pezzo di merda. Viene querelato dagli eredi del mafioso. In primo grado viene assolto, ma in corte d'appello viene condannato. Nel collegio di difesa del giornalista c'è Vincenzo Rando, appunto nell'ambito anche della sua attività legale a favore di Libera. Ovviamente in quel caso egli difende il giornalista, difende la sua innocenza e quindi comunque la libertà anche di quella espressione proprio per il valore della mafia, anche se io vorrei capire in che senso si combatte la mafia quando ad un morto si dedica un insulto. Molto più efficacemente si possono raccontare le cose che ha fatto, le cose abominevoli e criminali che ha fatto, piuttosto che utilizzare insulti che non hanno alcun senso. Ma in ogni caso non voglio dire che questa sia diffamazione, anzi per nulla. Voglio stare sempre dalla parte della libertà di espressione e dal fatto che non ci possono essere reati di parola o di opinione, però in questo caso prendo atto del fatto che Vincenzo Rando non solo ovviamente ha giustamente difeso il giornalista, ma abbia pure detto, e qui io condivido in pieno, ma vorrei poterlo condividere anche nelle altre sedi, il fatto che
il reato di diffamazione a mezzo stampa è un reato tipicamente fascista di cui occorre una radicale riforma perché non ha diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento. Sono parole di Vincenzo Rando, pronunciate in occasione della difesa di Giacalone nella vicenda che vi ho ricordato. Io le condivido totalmente, le ho scritte da prima di lei, ma sempre e comunque nella stessa maniera, in tutti i casi simili. Nel caso suo prendiamo atto che sia la sua opinione in quel caso, mentre egli faccia esattamente l'opposto quando si tratta di impedire la verità pubblica liberamente e limpidamente riferita su fatti veri di pubblico interesse, come per la prima pagina, come per Guidotto, come per me, come per Leonelli, a cui addirittura è stato dato del mafioso per avere osato scrivere la verità, però quella era la verità che non piaceva a Vincenzo Rando. Qui c'è il senso di questa vicenda che riguarda un processo, ma che noi abbiamo voluto condividere e offrire a chi ci segue proprio per l'altissimo valore della posta in gioco, dei valori appunto in campo che attengono alla qualità della democrazia e al progresso civile e sociale di tutti, mentre a volte queste pretese più o meno privatistiche vanno in direzione contraria. Grazie a quanti ci avete seguito.